Starti. Starto dalla top, ok? Starto dalla top. Tu mettiti nel bush, non Sì, fare va niente. bene Lascia poi. pushare i minion con Jax. Lascia pushare un minimo Nasus. Posso Lo fare tipo ganchiamo. Lo bagnato? ganchiamo in early subito proprio. Ma io sono bagnato dal sudore, no, ma io ce la faccio, ti giuro, Fa caldo, fra. Fa mamma mia, sto malissimo. caldo. Gli facciamo usare subito il flash a Nasus. 100%. Non lo killiamo perché ha il flash all'inizio, ma... Ah no, aspetta. Non ha il flash Nasus, è pazzo! Allora, Nasus fra, con io famo una Q. spettralità! Spettralità e TP! No, ma No, vuole allora fare il Taxus! io non gioco Manus, male Nasus, con la D. Vuole fare il Taxus Nasus, fra. No, Quindi... vuol dire che lo possiamo killare in early. Allora, vuol dire solo questo. Fra, io farmo la Q almeno. Mi No, vede far... no, no, tu No! allora, tu starta con la E. Grazie al cazzo. Starta con la E. No, ma io, Nient'altro. almeno la Q me la fai fare, altrimenti in caso scappa lo salta addosso e lo uccido. Il problema è che se tu farmi lui non si avvicina. Vabbè, Vabbè, poi... fa una cosa, vuoi farmare la Q? Allora vado prima a bot. Prendo il red bot, starto con red. Mi Poi salgo piace, in mi top. piace. Scusate, sto modificando le leggi nuove. Sto finendo le mie cose. Gambero, il blu, vedete se non te lo prendono, va bene? Metti la vision, ah non hai visto, vabbè no, vabbè sì. E me ce l'ho in caso di... Cioè, dura quando arrivano i minion, però almeno... Se il naso scende da là, da sotto. Careggiung. Cazzo, sono un coglione... Frati, sta in culà! Guarda che Careggiung è forte. Ma ci sta penetrando Oddio, la rana. comunque, vabbè, ma è normale, fra, dipende sempre chi è contro, fra, ricordati. I pick dipende sempre chi è contro. Cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Ma ti stanno penetrando. Che scena meravigliosa. Che Che scena meravigliosa, mamma mia. Il blu è ancora qua. Vabbè, non dirò qua. Vai. Sii aggressivo con Hello. Nasus, non lo devi far farmare all'inizio. Non troppo, cioè aggressivo sì, ma non suicidarti. Scusa raga se non sto facendo la solita intro del gioco, eccetera, ma... è che essendo devono entrare persone nuove sto facendo dare i nomi, eccetera. Cavale. Comunque sì ragazzi, viene un ragazzo, si chiama Bebiale, dovrebbe venire... In realtà stasera forse vengono 5, non 4. È domenica 1. Vabbè, Viale, quello là che ti ho parlato io. Sì, tu mi hai parlato, non è mai depresso, mi ha detto di Bebiale. Viale, ti ho detto che sai, Viale dovrebbe entrare. Ah, Che forse viene ragazzo. pure Carmelo, quindi vengono tutti e sei stasera. Ma lui non ha letto il regolamento, non sa un cazzo. Bello. Carmelo niente lavoro. Più che altro, con lui come fa poi a giocare? Carmelo. Che? Ah, lo usa l'apparecchio. Quindi? Ok, no, vabbè, più che altro per lui, perché se ha bisogno... Che lui scriva, può scrivere, tanto lo fa anche Martina, e non è che deve per forza usare la voce. Ecco, l'ho visto secondo te. Ho capito che lo devo dire, però. Intanto inizia Ah, a 21 stack, no, non so poco. aprire. Inizia a aprire A 21 Minecraft. stack? Non so Cioè, niente, ci sono 21 stack. il cannone fa fare tipo 20 stack, 15. No, il cannone ne dà 12, non 20. Allora, aveva 9 più 12, quanto fa? Ma non 21. conta il stack catenissimo. Non ti fare i conti suoi, a che ti serve? Ma quali conti sta facendo poi? Si sta facendo i conti di Nasus per vedere a quanti stack sta. Guarda che comunque se ci clicchi sopra te lo dice il gioco, non è Lo che... so. Ah, tu stai facendo i conti a mente? Ma ti rendi conto? È Ma tu sei pazzo! pazzo, sei? È Ma veramente sei pazzo! No, ho cliccato su Nasus, ha visto che aveva 21 stack, ha detto un momento pazzo. Tu sei solo, quindi... impazzito, fra. Ho Immagino. capito Dario che Ah, no, io faceva? non ti metto a Ma contare ti le ricordo robe, non come ci Manati? pazzo. Buonissimo, da rifare. Allora, vai sul Nasus, vai sul Da Nasus, mo. rifare, ti giuro, veramente È buono. fra, non ho Quando? Ma se abilità. entri in mezzo Non hai raccontate, fai abilità. niente. Cioè, Oh, fatti sto la qua, sto doccia, sciacquati, perché lo morendo. so che fa caldo. Prima sto sentendo, ma già sono Scappa, rimasto. scappa, scappa. Mangia e poi ti fai la doccia, e poi vieni.
Tanto nei server chiudiamo presto, eh. Serve chiudo a mezzanotte, che vieni 10 minuti prima, 10 Ah, ma minuti dopo, scappa, 15 Nasus minuti. ti incula Anzi, se... meglio che venite una alla volta. Vai, te la tengo io la top, Cioè, a no? me il tesoriere, quando venite tutti insieme, dobbiamo pagare le tasse, Sì. dobbiamo Non preoccupare. pagare le tasse. I zombie, su di Non noi. farmi il cannone, non farmi il cannone. Muori Poi devono prima, non entrare ce la player fai. nuovi, quindi non è che è tanto facile, Ah, ce la farò. eh. Non riesco a Sì, mettere ti ha PD. morto il cannone. Non potevo non Non farlo, sarebbe andato buttato se internet. non l'avessi fatto. No, l'ho fatta proprio io. Ho solo visto come era il Ci sugo, sei? come Un l'hanno po'. fatto e mi hanno fatto tutto a Ma testa mia. più che altro è Non cotta. morirci, Si mangia crudo la eh. Meno lucca. male che è cotta. Ha preso Come un faceva la crema? pugnaccio, ma non ci La riuscivo. fantasia del dottore? Allora, scusate ragazzi. Vabbè, io raga vi lascio. Vado nella stanza Minecraft, tanto voi non mi sentite, quindi a posto. Oh, mamma mia. Qui c'è solo un clown. Si chiama Jumper, si chiama Jumper. Mamma mia, qui c'è solo un clown. Si chiama Jumper. Allora, Jumper, non lo sapevi questo, ma te lo dico adesso. Oggi entreranno, forse entrano 6 player proprio insieme oggi. Sicuri 4, sì, all'incirca 3-4. Per domenica sono 6 nuovi player. Lo so che non mi puoi rispondere a voce, però più gente a cui scammare soldi. Tanto lo Perché sai, è non puoi vero che tu... parlare? tanto lo sai che stanno chiedendo tutti a Martina, no? Il lavoro, perché Martina è quella che fa i prezzi migliori. Perché io la casa l'ho chiesta a Martina, non l'ho chiesta a te, perché già sapevo che tu scammavi rispetto agli altri. Siamo in ditta. Come sei in ditta? E che c'entra? Mica tu fai i prezzi suoi. O fate i prezzi insieme. No, no, no. E allora? Che fate? Però a me non cambia nulla. Ah, vabbè, tu dici in quel senso perché ti paga le tasse. Che c'entra? Vabbè, che c'entra questo. Comunque ci siete tre costruttori, per ora. Meglio che siete un po' di più perché era infattibile con due. Che giustamente è pesante. Comunque, avvio il server. Raga, dalla settimana prossima, se mi ricordo bene, la settimana prossima. Non so se è settimana prossima o prossima ancora. Avremo il server più giga. Se vedo che siamo ancora di più, può essere che metto direttamente 6 giga per sicurezza. Me ne sono accorto. Ma te ne sei accorto perché ha fatto l'azienda proprio vicino alla tua? Comunque il server sta iniziando ad aprirsi. Dovrei mettere le cuffie. Prima che iniziamo, le cuffie. Che sennò facciamo eco io e te. Spengo le casse. Tranquilli, ragazzi, dai, tranquilli, che stasera noi andiamo tutti a casa. Preparati a sudare allora. Già sono pronto per sudare. Fortunatamente il ventilatore ora è girato qua, che siamo tutti e due vicini. Quindi ne approfitto un po'. No, ma io mi Ho una sento. nuova skin. Anzi, ah, messo una. Ah, sì, è vero, avevo detto una nuova skin. Comunque, Martina, per la casa poi mi fai sapere quando costruirla, perché poi devo prendere i materiali. Oh cazzo, non mi sento più Martina, aspetta. Ok, no, niente. E niente. Spero che mi hai sentito in live. Oh, il server on! Ma poi dici che posso entrare 200 persone. Ma il limite ho messo 20. Ma io ho messo limite 20. Oddio, Quasi spero. per No, questa? non è che muoia entra 10.000 persone e tipo esplode tutto. Sarebbe molto divertente. Perché siamo più di 20? 3 giga.66 stiamo utilizzando. No, 3 su 200. Non so perché 3 su 200. Va bene, dai. Cosa può andare mai storto? Allora, intanto voglio vedere la skin della signorina. La prima cosa. No, sta facendo notte. Partiamo, partiamo già male. Ok, perfetto. Partiamo sempre di giorno quando entriamo nel server, per favore. E mi sono rotto già le corna. Perché giustamente il sindaco è ricco. Allora, intanto aspetto il tesoriere che faccio fare tutto al tesoriere. Qua ci sono gli animali. Oh, che belli gli animaletti. Ciao piccolini, tra Ma poco morirete tu hai tutti. poteri perché tu hai. Fammi vedere. Oh, bella sta skin. Ma sei nuda? Faccio Esatto, sembra nuda. Perché le mani rosse? finta di non aver visto niente. Mi dissocio da questa cosa. Ma ok, sì, già si è attivato le stanze. Giornale della città, che giornale? Sarà Buongiorno, giovedì. signor sindaco. Quanto tempo? Buongiorno. Ma da quanto tempo? Hai visto? Cioè, si è fatto 3 milioni e è apparso tutto. Che è successo? Hai visto quanta roba che è uscita?
Incredibile. Non le toccare. Comunque, Panzer, ti consiglio di muoverti perché tesoriere tu vuole farla molto. Te lo sto dicendo da amico. Ciao, signor Jumper. Hai visto qui c'è una nuova attività? Perché è diventato un generale, mi scusi? Che è Cosa? successo? È praticamente stata instaurata la dittatura nel paese. Ah, capisco, va bene. Talla che te cambia un cazzo. Ah, questa è la concorrenza, eh. Eh Senta, sì, vai a senta, vedere. ma lei c'ha il braccio armato, Sì. no? Ma non è che può distruggere sta casa, no, eh? Allora, se Non mi può. paghi, sì, distruggiamo, ma è... Vediamo un la attimo versiamo che fa pure. qualche La affare, mi versiamo, scusi. vediamo. Per Eh sì. i soldi tutto è questo, chiamo un Mi mercenario. spiace, sono un po' povero, però. No, no, vabbè, non è mai stata... No, è che volevo provare questa skin per fare la battuta, ma mi è rimasta e mi sono dimenticato di cambiarla. Quindi questo è il mio nuovo outfit momentaneo. Sono in Capisco, signor modalità sindaco. maresciallo. Ah, maresciallo sindaco. Maresciallo non ci prendi. Pistole nella Fendi. Buonasera, ragazzi. Buonasera, ragazzi. E bentornati su Osiris. Ragazzi, la nostra città sta crescendo. Questo è il centro storico di Osiris. Infatti, guardate, lì c'è la pescheria, lì c'è la mia casetta che cambierà, appena la signorina poi mi farà sapere. Intanto, ovviamente, i player entrano pian piano, meglio così perché sennò diventiamo rincoglioniti. E infatti io vado subito a pagare le tasse, prendo stipendi, eccetera, perché... Chi Mi paghi il è? Ah, il stipendio, server è sì. tutto a posto. Uè! Oh, guarda che tesoriere c'è, venga qui tesoriere, andiamo a fare... Mi paghi, Ci mi posso paghi. entrare? Venga. Posso? È Venga, permesso? venga, Ah, stanno venga. cadendo. Vieni, Ah, vieni. grazie, grazie. Allora, signore, Salve, signore, signor quanto devo pagare? Jumper. Quanto devo darle? Mi dica. Allora, Devo resettare questa pagina. aspetti, Aspetta. aspetti, aspetta. Dobbiamo resettare il libro, aspetta. Con calma. Allora, prende i soldi. Io quanto le devo, signor Tesoria, mi dica. Che Allora, signor Jumper, lei mi deve, vediamo un po'. roba. Allora, il Ok. terreno che Ora costa 10, l'attività di costruttore che costa 20 e l'attività da falegname che costa 20. Quindi 50. 40, 50. Ok, torno subito. Perché terreno? Che terreno ha Certo. lui? Mi dai i miei 80? Ah, sì, ora ti do i soldi. Il terreno iniziale, quello con la casa. Ah, ok, diceva, no, dicevo di terreno, ho detto, che sta dicendo? È impazzito il tesoriere, la vecchiaia, si fa sentire ogni tanto. Allora, Leggo 70. bene, vedi? Allora, ecco qui lo 80. stipendio, ecco qui lo stipendio, signor tesoriere. Ala, sai che Senta, mi per... dia perché io sono Sai che povero, verranno aumentati i sono stipendi, povero. tranquillo, tranquillo. Ma Verranno... come niente Oh, da... che bello, signor sindaco, sono contento di questa cosa. Hai visto? Intanto mettiamo via il libro di Jumper. Ok, fatto, fatto. Sono Allora, mi scontento. sono preso il mio stipendio, vado a posare il mio stipendio. Anzi, no, pago subito le tasse. Mi dici cosa devo pagare perché non mi ricordo un cazzo. Ah, mi dica. Ah no, aspetta, la pescheria attività. Ah, Sono ma dice anche. 30, 40 ti devo, giusto? Allora, aspetti. Jumper. Allora, aspetti che vado a Vado per vederlo. me. Preferisco andare a vedere, se non mi fido delle Ok. mie. Sì, no, ti Non mi sto fido delle pagando mie la tasse. capacità di. Allora, ecco qua. Ok, mi dica un attimo che pago anche io così mi levo dalle palle. Fa il nostro Allora, lavoro. buongiorno, ecco qua, a lei. Ok. Terreno più casa, quindi 10. Buon piacere. 10. La pesca valeva 10, giusto? Sì? Quindi 20, 40, sì. Aspetti Ok, che metto giù perfetto, ecco qui. i soldi di... Grazie mille. Vado un attimo a posare il mio stipendio e ritorno. Grazie a lei. Grazie a lei, Va bene. signor ingegnere. Tara, truffiamo il popolo, rubiamo i soldi del popolo. Rubiamo i soldi del popolo. La 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 la. La 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 la. Rubiamo i soldi del popolo. Ma quanto siamo ricchi! Ma quanto siamo ricchi! Serve un'altra bomba. Quanto siamo ricchi! Più di Jumper! Jumper, quanti stack hai tu di rame? Io? Io Pochi. ne ho 10. E No, questo sindaco, come le ha fatte 10? Mi scusi. quando hai la moglie che ha la pescheria! È così! Ah, capisco. Qua Oh, secondo vedi? me bisogna fare una ridistribuzione dei patrimoni. Allora, Non mi piace. prima di tutto ho pagato le tasse come ogni singolo cittadino. Vuole farmi vedere qualcosa, signorina? Ecco
oltre al suo costume da mare. Oh, Ah, ma sei dove? vestita da costume da mare. Ma sembra che è il pene, guarda. Se guardi bene qua. È un pene, è la terza gamba. Oh, E qua si tutto sta a fermo. posto, guarda, signor generale, oh. Ah, signor Ma generale. può smettere? Non pensavo che bastava. Chi ha vinto le elezioni? Per ora io. Però domenica ci sono le nuove elezioni. Infatti, mo devo fare un po' il lecchino con la periferia. Poi li metto in carcere tutti. La la la, abbiamo pagato le tasse. Io ho finito. Tesoriere ha pagato le sue tasse? Ah, giusto, devo pagare le mie Eh, tasse. vedi, guarda, subito. Evasore fiscale. Mi Evasore piace fiscale. evadere. Allora, ma a proposito, devo fare un attimo i conti perché io devo Signor comprare Jumper, signor Jumper. uno Ehi, stack. vieni. Devo comprare uno stack di carne ancora e 32 pezzi. Quindi devo un attimo alla stazione di polizia che me l'hanno svuotata sicuramente, poliziotti. Oggi non c'è il capo poliziotto, quindi sarà un po' difficile tenere sotto mano questa roba. Abbiamo quattro armature. Qua ci sono le armi. E qui c'è il cibo. Questo perché qui. Sentimenti, mettiamo le cose fatte bene. 32 pezzi di carne. Ma che cazzo è? Perché ci sono i funghi? Ah, è il sequestro dei funghi allucinogeni, giusto? Perché c'è lo spaccio. Ah, abbiamo dovuto addirittura contro lo spaccio. Stiamo ricercando chi ha aperto uno spaccio in. Oia, rispondi su Discord, please. Ok, rispondo subito. Allora, Oia, Yantan, cosa ti serve? Allora, mi servono solo i nickname dei vostri personaggi. E dovete fare quella cosa, ricordati quella cosa di Discord. Entra prima nel server. Aspetta, ora disattivo un attimo qua, vi passo il server un attimo. Un attimo solo. Vi passo il server, vi Quindi passo il fai tutto tagli. server. Ah? Solo tagli quando fai pubblico. No, perché non sto facendo nulla di strano. Questo è il server che dovete entrare. Entrate nel server. Dopo che siete entrati nel server, dopo che siete entrati nel server, dovete attivare la cosa del microfono che ti ho spiegato. Intanto dimmi i nomi dei personaggi, se possibile, Quelli gentilmente. compilati. Scrivilo su un attimo. No, ho fatto vedere questo. Cioè, io sono. Ah, no, vabbè, non si legge. Scrivere in live che è meglio, sinceramente. Come scrivi in live? Ok, vabbè, l'ho scritto qua. Ah, ok, questi saranno i vostri nomi. Come nickname, praticamente. Vabbè, meglio, ci sono troppi stranieri. Troppi italiani, scusate, ho sbagliato. Però sembra razzista, in realtà. Allora. No, aspetta. Shirus, ho chiesto i nomi dei personaggi. E di quello che si legge in game. Questi sono i nomi dei personaggi. No, vabbè, non c'è la waitlist. La waitlist si conferma nel momento che entra. Tanto comunque, anche se entra uno, va bagnato istantaneamente. Signor Ehi, Sim, mi scusi, mi dica, dove sei? ma per i progetti pubblici come facciamo? Ne vuole Aspetta, aspetta. altri? Sei Ha venuto a richiesto dormire con qualcosa? me? Ma hai finito Oh, sì! le Mi dica tutto. strade? Ma hai finito? Puoi dire solo di notte. Ma hai già finito le strade? Io ho strade di pietra da finire, sì, ma Devi vuole fare quelle anche della strade. periferia. Allora deve pagare di più, signor sindaco, mi Ma come devo scusi. pagare di più? Già avevo pagato per tutto. Eh no, Quindi. aveva pagato solo per quelle dei cobblestone. Vabbè, Non. intanto Va dormiamo e poi parliamo. Eh già, quando si fa notte? bene, va bene. La notte la faccio venire io, eh. Aspetta, no, 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 venga, venga, Ma dove vada. vuole dormire a casa nostra? Oh! Hai visto? È venuto, è successo! Quindi Sallaz, aspetta, il Grazie, personaggio. grazie. Sallaz Grazie e altissimo. Bush praticamente. Vabbè, ci sta. Abbiamo un Bush nel nostro villaggio. Un booster? Comunque, ti ricordi come devi fare per questa roba? Ale, no? Devi entrare in disco stanza Minecraft, chiedere il codice, quando sei nel server e poi collegarlo. Ma dov'è Jump? Dobbiamo parlare dei progetti e se ne va Jump. Ciao, signor sindaco. C'è un'inversione di ruoli. Ho sbagliato. Ora è bellissimo come ti sei girato e mi hai guardato. Rimane nella storia. Questo è da clippare. Allora, perché il mio libro non c'è? Se vuole divento io sindaco, Ma non dov'è il c'è mio problema. libro? Signor tesoriere, al mio libro delle Ah, tasse. sì.
Sì, mi scusi. No, pensavo che fosse un altro bug. Ah, ok, ci sono un po' di soldi. Ora non ci fa Scusate, entrare. Come non mi fa entrare? scusate. Oh, salve signor Panzer. Deve pagare? No, non c'è la Ammazzino, waitlist. Mario, Mario. Ale, non c'è Deve la waitlist. pagare, deve pagare. Ah, prova, signor Panzer. Potete entrare. Allora, Cosa signor ti dice? Mi Panzer, mi dici sembra che ha l'errore? anche un debito, giusto? Non va il server. Sicuro se... Allora, Ah, può essere dato lì più lei ha sbagliato. una Aspetta, casa fammi vedere. che paga 10 Prova e questo. un terreno di allevamenti che paga 10. Ok? Più ha Ok. il prestito in cui devono tornare Questo, 165 scusatemi, ho monete. sbagliato io. Vuole dare Chiedo anche scusa. qualcosa per il prestito? Sì, In realtà sì, dimmi. perché teoricamente mi deve dare il 20% per ogni Vai, prestito. vai, dimmi. Facciamo che mi dà quello che vuole, però qualcosa mi deve dare. No, no, vai, vai, dimmi tu, dimmi tu. A proposito, Aspetta che macellaio, mi faccio devi due fare la carne, che calcoli. ti devo dare i soldi poi. Sì, siamo già. Se vuoi, te li vuoi che te li do Cosa? adesso? Vuoi che te li dia adesso? Mi dai la carne dopo? Io quanto ti avevo Mi già devi dare uno dato? stack di carne e metà stack. Ti devo dare 64 Ok, più mo 32. andiamo. Mo andiamo. Tieni. Questo so, già ti ho pagato, mi devi dare solo tu la Allora, carne. mi deve dare 33. Mi deve dare altre 30 monete, quindi siamo a 10, 10, 20 più 30 del prestito, 50 monete. Se mi dà 50 monete, iniziamo e Tranquillo, stinguro da col presto, prestito. tranquillo. Grazie, Questo va signore. bene, direi. Molto buono. Ma è un barbone questo. Aglio, ma io c'ho barbone in camera, in casa. Qua fuori. Panzer. Ui. Asdrubla, asdrubale. Ma c'ho un barbone qui. Ma è uscita questa? Ma chi è? Ma chi è questa? Aspetta, vieni un attimo che ti do la carne. Ah, già ce l'hai? Comunque, fra, devi sistemare le cose degli animali, sennò ti fanno la multa. Ma che multa mi ha fatto un cazzo. Asdrubale, ahia, cosce. No, ma non posso fare niente, come sistema? Aspetta. Accidi un po' di pecora, 10.000. Non vai a andare con il nuovo cittadino. E i nuovi cittadini, ho visto uno scappare, uno dei nuovi cittadini. Au! A do cazzo. Allo? Do cazzo, va, vieni al comune, Arrivo, aspetta, aspetta un vieni. attimo, Signor sistemando Bush. questo. Aspetta, aspetta, vieni, Vale, che ho fatto? Ok, aspetta un attimo che mi deve dare la merce per la polizia. Vai, andiamo. Ma sei un Ognuno sa dire la criminale, sua sei? cosa. Con questi tatuaggi. Asrubale, ti aspetto qui. Te. Fra, sono entrate le nuove persone. Sì, già adesso due, devono entrare altre due. Ma ora siamo pochi perché tutti stanno mangiando, eccetera. Mo' arriva Sora, arriva Daniel, arriva Nati. E arrivano tutti gli altri che devono arrivare. Asdrubale? Eccomi. Ma che è sta merda? Ah, ok. Ok, perfetto. Ciao, signor. Vieni con me, vieni. Allora. Vengi, vengi, che ti porto. Devo pure cucinare la carne. Sto brenzolo, manca carne, ma cotto. Ciao. Ma da Danilo, quando il seguimi. macellaio Ciao. ti dà la carne cotta? Scusa. Questo è un macellaio. Ma abbiamo due cittadini nuovi. Sì, abbiamo due cittadini nuovi. Vieni, Uno tesoriere, dobbiamo sa. Ma registrarli. guardi lei però, lei signore, posso dire una cosa, lei? Tutti questi tatuaggi, ai miei tempi non c'erano tutti questi Non le tatuaggi. piacciono? Guardi, guardi, signor sindaco, è pieno di tatuaggi. Ma dai, non sarà un criminale. Questo Mica sei un criminale. è No, un assolutamente no. mascalzone, glielo dico io, questo è un mascalzone, dico io. Subito i pregiudizi. Non siamo più negli anni 50, eh. Ma ci sono i tatuaggi sono brutti. Allora, intanto, venite ragazzi, vi registro la vostra cartella. Allora, andiamo qui. Documenti. Intanto registro io i documenti per loro. Tu prendi i documenti e scrivi tutto quello che devi scrivere. Io intanto firmo Va questo. bene, va bene, va bene. Allora, andiamo qua. Allora, ragazzi, Documenti. iniziamo a scarseggiare di libri e penne. Allora. Lo so. Bufsk. Sallaz. Si chiama Allora, signor Sallaz, Bufsk. Allora, si io chiama le Bush, faccio una si chiamano proprietà. Bush. Un terreno. Bush. Un terreno No, no, che più terreno c'era? Che proprietà. stai facendo? Terreno? Oh, La casa terreno? iniziale. La casa iniziale.
mica, non è detto che possano... Già, è vero, devi pagare la casa iniziale, ha ragione. Non siamo più nei tempi d'oro. Ora siamo ragione, tempi di adesso merda. Devono pagarlo. Allora, intanto... Siete arrivati tardi, signorini, siete arrivati tardi. Aspettate un attimo solo, devo vedere un attimo i sussidi per i poveri. 30, ok, venite qua, questa è la moneta del villaggio, venite, una alla volta. Ecco qui, ecco la moneta. Ecco a te, perfetto, questi sono i sussidi per i poveri. Ok. Thank you. Ok. Allora, se avete letto un po' il regolamento, sapete che potete fare varie scelte. Potete prendere la licenza, già un'attività. Sì, subito... ok. Oppure, che ne so, lavorare per altri, se volete lavorare. Oppure potete arruolarvi per la polizia, che cerchiamo i poliziotti. Quindi ok, ma possiamo farci prima un giro, giusto per vedere un po' com'è la situazione? Sì, certo, quindi... se volete visitare potete andare con tesori, tesorieri, fate un giro. No, dovete scegliere subito. Subito. Anzi, no, no, tu stai qua che devi pagare le tasse. Sempre indecisi. Devi pagare le tasse, giusto? Aspetta. Le già pagati, per le tasse. E li porti tu in giro? Oh, io. Ah no, li porti in giro lei. Però questi giovani sono sempre indecisi. Non va bene. Sono giovani, sono giovani, è normale. Sempre indecisi, signor sindaco, sempre indecisi. Via. Raga, venite, venite. Vada. Lasciate stare voi, perché... Vada, vada. Signor sindaco. È un po' vecchietto, è la sua età. Non ci vede. Capito, capito. Allora, signor sindaco, cosa? Allora, ragazzi, vi posso... Allora, lì è la prigione. Lì sopra, dove? Lì sopra. Oh, lì in alto. Sì. Ma... quella è la stazione di polizia, qualsiasi cosa se vi serve. Però in caso qualsiasi tipo di denuncia o di qualsiasi cosa, qui trovate studi di vari ruoli. Qui c'è il ministro delle infrastrutture, qui c'è il ministro, il capo polizia, che oggi non c'è, però non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Questa è la camera del senato e la mia camera, vabbè, sopra con quella del tesoriere che avete visto prima. Intanto questo è il centro storico di Osiris. Qui a sinistra, come vedete, c'è l'attività del fabbro. Quindi qualsiasi cosa vi servono, attrezzi, eccetera, potete chiedere a lui. Ovviamente okay. In base al regolamento, se ci sono attività attive, non potete farvi strumenti, eccetera. Quindi qualsiasi tipo di attività esso sia. Potete farlo, okay. Potete farlo, ma è un illecito illegalità, cioè non va a danneggiare l'RP, ma semplicemente siete, tra virgolette, criminali se venite scoperti. Ok? Ok. Perfetto. Mm-hmm. Intanto vi faccio vedere. Questa, vabbè, è la mia casa che cambierà, perché questo è il cesso iniziale. Questa è la stazione di polizia. Qui se vi serve qualsiasi cosa, qualsiasi denuncia che volete fare a parte, si viene qua, mannaggia... lascia stare, è normale. Lui è invece è signor Pietro, il costruttore dell'azienda, e lei sono entrambi costruttori e hanno una società. Ok. Questi sono i nuovi cittadini, Bush Buongiorno. E Salaz. Ah, Bush e Salaz, piacere. Ah. Non Pietro. È il presidente Pietro. Bush. Piacere. Intanto andiamo avanti, ragazzi. Questo comunque è il centro storico di Osiris, tutta questa zona. C'è anche lì il pescatore, che se avete bisogno lì c'è l'attività per il cibo. Ora passiamo un attimo al quartiere residenziale di Osiris. Venga, venga. Signor... da qui signor... inizia l'Osiris quartiere, il quartiere residenziale. Qui ci sono tutte le case e le attività, se vi interessano, quindi date un'occhiata. Per esempio questo è il falegname. Sono case già prefabbricate queste? No, proprio costruite dai costruttori. Sono attività costruite. Le uniche cose prefabbricate sono il sindaco, polizia e prigione, perché erano strutture essenziali per loro. Ma una cosa, ma ogni casa appartiene a una persona o bisogna potete sono anche in vendita? Condividere. Potete anche ma dico, sono in vendita queste case? No, attualmente nessuno è in vendita perché i costruttori in realtà non riescono a stare a passo. Sono tre addirittura, pensate. Tre di lana. Ok. Poi, vabbè, queste sono varie case. E qui c'è per esempio un'attività. Il cartello lo vedete, per esempio, vedete? Sì. James, per riconoscere un'attività. Qua dietro ovviamente c'è un'altra attività, se volete vedere. Qui c'è una casa lì sopra, un altro residente. Questa è l'attività del macellaio, la zona. Non so dove abbia l'attività. Ciao ragazzi. E qui ci sono varie case, se vedete. Ok. Allora intanto stiamo facendo il giro. Mi sembra faccio un attimo la magia, perché stiamo Signor tesoriere, mi scusi, dove si trova? Vabbè, comunque venite, andiamo nella periferia. Periferia c'è un'altra area. Ci sono tre aree. Sì, mi dia i tre pezzi di... che ora sono tutti offline perché stanno ritornando. Ah sì, me la date, scusate. Non l'ho visto, sì, scusate, non l'ho visto. Ah, oh, ma tu, io te dobbiamo parlare delle strade, Pietro. Ma lei sta facendo il letto. Ah, a breve arriva, per Create a Bit, penso che vuole vendere materiali. A breve arriva anche il fabbro. Ok.
che stava... scusami un attimo, il contadino... Dove... Stiamo aspettando solo. Contadino pure arriva a breve, che mi pare che era a cena. Ok. Poi arrivano tutti, ragazzi, non vi preoccupate. Arriva anche l'altro costruttore, teoricamente. Poi non so. Avevano detto che c'erano tutti, quindi non so chi a decidere. Allora, raga, purtroppo qui ancora non ci sono strade, perché appunto dobbiamo parlare con... il signor costruttore deve fare tutte le strade per la periferia. Di qua troverete la maggior parte dei lavori primari, ad esempio minatore, contadino, boscaiolo. Infatti, gentilmente, questa legna, evitate da del boscaiolo, può farvi fare una multa salata, perché è un'attività proprio questa vera e propria. Quindi fate attenzione dove fate certe cose. Questa beh, è la casa dei due ragazzi, loro vivono insieme, anche voi avete, potete vivere insieme, ma le case non costano un cazzo, quindi... cioè. Avere una casa non costa molto. Ok. Poi vabbè, qua c'è il contadino. In caso, se volete, qui c'è il contadino. Non so, l'attività è ancora non aperta, ma l'aprirà a centro. Quindi non dovete venire qui per prendere cibo e tutto, e anche il legno. Verranno aperte tutto al centro storico. Questo poverino l'ho chiuso dentro. Ti libero. Gli lascio la porta aperta, giustamente era con loro. Vabbè, qua c'è il minatore, qualsiasi cosa... Vabbè, il minatore difficilmente ci commerciate, voi andrete sicuramente a parlare col fabbro. Poi qua invece ci sarà l'attività del minatore. Vedete, per esempio, per dichiarare, quando voi comprate un lotto di terra, 10x10, contate i cubi, 10x10 si intende, nel senso che voi fate 1, 2, 3, 4, 5, dal 6, cartello. 7, 8, 9, 10 e 10 di là, dall'altro lato. Devi fare un quadrato, praticamente, un rettangolo, quadrato. Di un 10x10. Sì. Poi... voi vi comprate la terra, se poi fate la casa un po' più piccola, sono ovviamente cose vostre, costruzioni, eccetera. Ok, ok. Ah, io per esempio ho ingrandito perché devo fare la casa più grande. Quindi potete ingrandire e espandere. Ovviamente hanno dei costi queste cose. Perfetto. La casa è la cosa che vi sconsiglio di fare dall'inizio, perché vi serve prima di tutto un'attività, oppure lavorare per gli altri. Poi se avete il posto statale, meglio ancora. Ok. Perché il posto statale ti fai la casa, fatto la casa, non hai molte spese. Però ovvio che non guadagni come un'attività, perché un'attività può guadagnare anche... Per esempio il pescatore ha venduto un libro che era veramente forte, l'ha venduto per 6 stack di rame. Quindi immaginate quanti soldi ha portato nel mio cassone. Quanto l'ha venduto? 6 stack di rame. 6 stack? Sì. Era molto forte il libro. Era veramente, veramente allora... forte. Boh, questo era comunque. Per ora queste sono le zone. Ci sono due zone. Periferia lì giù, nord, centro storico e quartieri. Ovviamente, se voi fate un'altra zona, mettiamo caso, fare un'altra zona, quella si trasforma più? Poi un giorno le daremo anche 10, 20. Non dovete per forza obbligarvi a stare. L'importante è che siete nel raggio più vicino, perché la polizia non può controllarvi, se no. Perfetto, grazie. Okay. Boh, comunque cosa volete fare? Dovete fare qualcosa in particolare? Attività? Andare. Boh, non lo so. Ma non so in realtà, ecco. Adesso no, adesso magari ci facciamo un giro, vediamo un po' cosa fare. Sì, vabbè, intanto che non aprite attività, non aprite nulla, non perdete soldi. Quindi voi avrete sempre il sussidio fisso. Sì. Ok. Però, ovviamente, vi ripeto, noi stiamo cercando i poliziotti. Quindi se qualcuno è interessato, non solo voi, anche se entra dopo il vostro amico. Posti? Eh? Non ho capito, scusami. Ale? Mi senti? Cosa hai detto? Scusami, hai laggato. Il sindaco! Dimmi. Non ho sentito più niente. Io? Chi? Signor sindaco? Pure gli orecchini! Allora, per fare le strade, le faccio un preventivo, facciamo uno stack, va bene? Uno stack, però mi deve fare tutta la zona periferica fino a noi, eh? Di terra, ovviamente, perché mi sono preso. Per spesa, ovvio, ovvio. Va bene, accetto. Cazzo, le tasse pagate. Va bene, quindi come facciamo? Intanto fai l'estate per che vita di merda. No, mi scusi, così però non si può fare. Come non si può fare, scusami. Abbiamo sempre fatto così. Vabbè, dai, vieni. Mi rompevo i coglioni di salire, mi devi far salire. Mi piace il ponte. Ma comunque, Ale, non lo sento più. Anto, tu sei. Posso? Sì, ci sono. No, come no? Ah, ora ti sento. Che stavi dicendo? Ah, okay. Laggato. Mi sono dimenticato. Ah, comunque raga, lui è contadino. Baby Ale. Chi è Baby Ale? Anto. Ragazzo nuovo. Ah, il ragazzo, ma ha fatto quella cosa di Minecraft. Sì, sì. Ah, ok. Quindi anche lui si deve registrare. Venite su che vi do. Ah, dammi un attimo, finisco i due ragazzi. Anche a tizio tatuato. Comunque. Sì, fatevi il libricino voi due. Vi fa il libricino anche se non comprate niente. Dica. E poi siete liberi. Dobbiamo fare, non ho capito.
Andate dal tesoriere, ora vi fa il libretto, anche se non compra niente, mi mette il libro col nome. No, mi paga il sindaco, se così, non si preoccupi. Oh, vieni, vieni, signor Pietro. Io richiedo anche il pagamento in viveri, Tieni, Ciruzzo, già sai che ti do questo. Mi diamo anche da mangiare, perché... Allora, tesoriere, devi fare solo il libro. Per ora loro non vogliono aprire attività perché vogliono capire effettivamente cosa conviene o non conviene. Quindi vogliono solo l'apertura del documento. Sì, sì. Oye, Marco. Vogliamo ancora vedere un po' cosa fare. Ti ho già qui, quindi è posto. Oh, perfetto. Potete andare. Sono andare, li ho già aperti. Un bacio a Zucco solo per te, Marco. Muah! Ciao Marco, comunque. Oh, niente Elite stasera. No, no, oggi abbiamo il server RP mio. Vengo, vengo. Chi è? Dov'è il ragazzo? L'altro ragazzo? Per il tesoriere sta lagando. Allora, gli do io il sussidio o gliele dati tu? No, no, non glielo sono sussidi. Gli hai dato tu i sussidi? No. Ah, ok, no. Ecco qui, venga. Sì. Ecco, adesso decide lei cosa vuole fare, i documenti, cioè se vuole fare un giro... Chiedi a me oppure ti fai portare da Calorgero in giro, va bene? Ok, va bene. Va bene, intanto vi lascio ragazzi che vado un attimo a rifornire l'esercito. Certo, sergente. In caso lo aggiungo sempre, mi devi chiamare dittatore, aggiungo sempre, noi cerchiamo poliziotti, quindi se siete interessati... Fate un po'. L'ha detto! Andiamo, Calorgero. Arrivederci, dittatore. No. Come andiamo? Ciao Cava, tutto bene? Tutto signor Calogero, se vuole può pagare le tasse. Signor Calogero, deve pagare le tasse. No, no, sto tranquillo. La 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 la. La 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 la. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Scusate, devo un attimo rifornire la caserma. Ma è casa tua? Oh, no, questa è la caserma. Questa è la caserma. Se volete dare un'occhiata, andate, andate. Io intanto posso... Siamo? Sì, sì, qui è tutto aperto al pubblico, quella zona. Ok. Io intanto sto posando tutto il cibo dell'esercito. Okay. Sì, questo è, diciamo, la stazione di polizia dove si possono fare denunce. Questa è la sala, eccetera. Questo. Sala interrogatori, questa cosa? Sì, sì, sala interrogatori. Poi comunque, raga, qualsiasi cosa è, potete chiedere a chiunque. Non vi certo, non me. In generale, se volete farvi un giro, se preferite vivere in una zona adiacente, creare un nuovo settore, va bene, senza problemi. Infatti stiamo pensando di vedere un po', cioè, allora, diamo una chiedere in giro e vediamo un po' cosa fare. Vi do un consiglio, vicino a quella montagna c'è una bellina area, se volete vederla, e in più... Signori. Sì, se andate a dare un giro. Ciao, signor Sora. Allora penso andremo a dare un'occhiata. Dai, andate a dare un'occhiata, se è in caso... Ora non parliamo, vabbè. In caso, quando fate la zona, comunicatela a noi che noi dobbiamo fare strade, eccetera, eccetera, ok? Ok, ok. Sì, sto lagghicchiando un sindaco. Ciao Sara, vieni che ti pago. Sindaco, aspettate un secondo, è un problema tecnico, venite. Mi dica, che è successo? Io, essendo poliziotto, vengo spesso nella centrale, no? Mi segue? Sì, però è zona limitata perché lei non è un ufficiale, proprio ufficiale poliziotto. Lo so, dovrebbe sempre chiedere agli altri, ma comunque tranquillo che ora ti do la paga intanto. Venga. Okay. Ma l'altra volta non c'è nemmeno pagato, però. Comunque Carmela, non ho capito, scusami. Mi puoi spiegare questa cosa? Sora, vieni con me, non ho capito l'ultima cosa, Sora, scusami. Anche no, ho detto l'altra volta, non ci ho pagato la spedizione. Non vi do la paga per le spedizioni. Vi tenete il bottino che trovate in giro, però. Ah, vabbè, vabbè. Quello è vostro... Portate quello che serve al comune. La tua paga era 30, giusto, del comune? Sì. Ok. Ecco qui. Parecchi devono pagare le tasse, infatti le casse sono un po' vuote. Anche vabbè, dov'è il cassiere? Mi dice impossibile connetterci. Gabri! Gabri! Cassiere! Sta un po' laggando, vieni qua, te le pago io, Sora. Ah. Sta avendo problemi di lag, venga, venga. E quanto devo pagare di tasse? Ah, ora vediamo perché non lo so. Nadia, tu già hai pagato. No, dico perché sono entrata io, sta laggando. No, che sta laggando? A me non lagga niente. Cosa lagga? Il gioco. No, a me non lagga. Ma che stai dicendo? Hai detto prima, sta laggando. Ma non, che no, no, sta laggando Gabri. Gabri. Sorazzo, ecco qui. Io sto laggando. Allora, lei deve pagarmi. La casa del proprietario è terreno proprietà. Sono terreno e casa 10 più terreno proprietà 20, 30 praticamente. Quello che ti ho dato. Ecco, prego. Che cazzo te l'ho dato a fare? Prima di pagarmi, vedo se è lo stesso valore, che è inutile.
Ah, effettivamente con la paga del poliziotto ti paghi già tutto tu. Sì, per adesso sì. Quindi guadagni, diciamo, con la tua attività guadagni. Sì, comunque sì, ho delle cose per te, vieni, signor Sora. Volevo farti un regalo, perché a me non servono. Sei sempre se a casa, cioè, povero tesoriere che sta un po' laggando. No, tesoriere, no. Tesoriere, no. No, adesso forse... Puoi venire nella mia dimora. Nella mia umile dimora. Umile dimora. Qua addirittura Nati con doppia canna da pesca, cos'è? Aspetta. Nati è diventato un pirata. Attenzione, doppia canna da pesca, per il doppio del piacere. Allora, guarda, io ti do queste robe. Ti faccio questo regalino. Vediamo se no, non ci sono più. Ah, niente, fra, non ce li ho più. Però c'ho queste, vieni qua, vieni qua. Queste sicuramente ti servono. Avevo le ossa, ma non so dove sono. Ma ne ho di ossa. Ah, ok. Dove sono i boschi, i contadini? I contadini sono preferiti dal tesoriero. Allora. No, col cazzo, sono anche tesoriero. Allora. Adesso ci sono, ci sono. Sora, ma Daniel? Adesso non dovrei laggare. Ti vedo, la tua testa si è abbassata, continua come se fosse che stai scavalcando. Stai facendo una talpa? Carmelo, ma tu non volevi entrare insieme? Non ho capito cosa volevi fare, non volevi fare. No, è arrivato. Oh, no. Chi è il sindaco? Ah, sindaco. Dai, Roma, mamma mia, sempre i terroni dovete fare. Questi qua della periferia, sempre clown. Venga qua, devo fare una cosa per me. No, aspetta. No, è rotto il cazzo, scusi, sindaco. Allora. Sta facendo un ordine a me, sta facendo. Aspetta. Sto morendo di fame, avendo detto ciliegia. Ti ruba qua, vedo, sindaco, vero? Guarda che lei mi deve ancora dare le stack che le ho detto. Quante stack mi deve fare? È arrivato Daniel. 8. Ecco, quante ne hai? 6. Ok, quanto ti dovevo? Vediamo se ti ricordi. 80. No. Sì, 80 erano. No. Sindaco vuole rubare, ehi! Era 10 a stacca, avevamo detto. Ah sì, ok, sì, hai ragione. Sì, però sindaco, allora io devo dar da mangiare alle mucche. Se però lei viene qua e si prende 8 stacche, sì, ma togli le palle. Mica ho detto che me le deve dare adesso. Adesso siamo a posto. Io dico, quando può me le deve fare? Mi fai aggiustare, Dio san. Vabbè, dai prima a panza, poi quando li hai, sì, li fai a me. Ma il signorino cosa vuole fare adesso? Non lo so, devo vedere i lavori che ci sono. Ah, ma guarda che comunque all'inizio puoi anche lavorare per gli altri. Dai una mano, vedi se assumo sto pagliaccio, soprattutto che hai 10 anni per consegnare la roba. Sto calando. Assumi, fai lavorare, dai 20 minuti a sessione. Arrivo subito, sindaco, mi prendi un attimo, fate una cosa. Sì, vai, tranquillo. Vieni qua, Mario. Vieni. Che c'è, che mi devi far vedere? Allora, spero che tutto il contenuto sia mio, però volevo farla comunque vedere. Cosa, fammi vedere. Allora, stavo cercando vicino la mia, il mio allevamento qualche, sì, animale. Ma abbiamo già parlato. È scappato? Lo volevo ammazzare. Che cazzo è Scogno, non c'è. Sta andando a gente. Ma sai perché lei? Zitto, Simon, zitto. Sono arrivato la scorsa settimana. Salve. Cosa, che lavoro fa lei? Che piacere. Il minatore. Ma faccio. Ma quanta gente. Bene, salve, io sono il fabbro. La mia zona è laggiù in fondo. Non è il minatore, lei sa già mille minerali. Cos'è il tesoriere? Ho bloccato da poco la scorsa volta. Mi dica, allora ci siamo. Stavo dicendo, fare chilometri. Qualche animale un po' qua, magari qualcuno era scappato. Mentre stavo sulla costa, là sott'acqua, no? La vedi la cassa là sott'acqua? Come una cassa? Una cassa. Qua sotto. Ah. Lei l'ha trovato, è sua proprietà, ha il diritto di reclamare questo tesoro. Cosa? Hai il diritto di reclamare il tesoro, è tuo. Hai detto? Albe. Ho detto, hai il diritto di reclamare il tesoro, è tuo. Oh, metti. Grazie, gentilissimo. Okay. Non posso mettere perché è mio, è un genio. Oh.
Hello. Sentito la voce del sindaco. Allora. Cos'è sindaco? Come va? Comunque, ragazzi, ricordate di pagare le tasse. Dov'è il sindaco? Sindaco. Mi dica, ragazzi, mi dite. Prendi le tasse, Luigi. Dove stanno il mio stipendio? Dov'è il tesoriere? Il tesoriere ha avuto problemi tecnici. Se vi aiuto, ci sono io. Ragazzi, quello non lavoro tutto su. Ok, venite allora, venite. Intanto pago anche il poliziotto. Mi raccomando. È bellissima sta skin, però. Ti piace? Vale. È quella che succederà in questa sera. Fermatevi un attimo. Fermatevi un attimo qua, gentilmente. Una alla volta entra il poliziotto che ti do la paga. Perché trema sto cazzo? Allora, tu hai solo la casa, giusto? Benissimo, sì. Sì, fra come sempre. Ti ho pagato già le tasse della casa, tieni il tuo stipendio. Ti ho tolto già i 10. Ora lo scrivo che hai pagato. Sindaco, importantissimo. Aspettate, ragazzi, un attimo solo che ho da fare. Grazie, è stupendo. Allora, può entrare il prossimo, puoi andare, signor Carlo. Allora, attualmente vi dico, quelli disponibili che nessuno fa, sono rimasti solo due, che sono, lo dico subito, sono l'apicoltore e il cartiere. L'apicoltore ovviamente si occupa delle api in generale, quindi vendi il miele che serve per fare lo slime in caso non si trova lo slime, quindi... È vero, ok. E invece poi c'è il cartiere che si occupa totalmente della costruzione dei libri e noi siamo a corto di libri. E ci serve e fa anche il vetro, lavorazione di vetro e lavorazione di argilla e lavorazione di carta praticamente. Il cartiere. Ok, e qual è il lavoro che è più ricercato in questo momento? In questo momento i lavori più ricercati, le posso dire assolutamente, il lavoro più ricercato sono attualmente il poliziotto. Come pubblico, quindi il ruolo pubblico, okay. Come lavoro, diciamo, primario, nel senso che hai una tua attività, e sai che non ti saprei dire, attualmente sicuramente quelli là che non ci sono, che nessuno ha come licenza, che è la cartiera di apicoltore. Ma che cazzo? Forse il fabbro, forse il fabbro, perché ci sono tre costruttori, due minatori... c'è un po' di gente che ha vari ruoli. Cioè alla fine dipende anche come fai tu l'economia, come la bilanci tu. Perché se sei bravo magari rispetto agli altri a commerciare, fai più soldi. Comunque da fabbro c'è troppo. Quindi puoi fare quello che desideri alla fine. Non hai una cosa obbligatoria, nessuno ti obbliga neanche. Diciamo che quelli che cerchiamo, io ti dico, quelli che cerchiamo sono sicuramente l'apicoltore, il cartiere e il poliziotto. Quelli che sono tanto richiesti perché non c'è nessuno che lo fa. Invece, come gli altri, ci sono vari lavori. Tipo, ti ho detto quello che... Cioè, sono tre costruttori, ma comunque hanno tanta richiesta, ma prima o poi la richiesta finisce. La stessa cosa anche gli altri, contadino, macellaio, sono lavori che vendi, ma prima o poi non è che se ci sono due macellai... Il minatore? Il minatore ce ne sono due, attualmente. Sì. Potresti anche farlo, assolutamente, però comunque tu vendi tutta roba grezza. Quindi fai conto che... Anche se ti devi fare l'armatura di diamanti, devi chiedere a fabbro. Qualsiasi cosa devi chiedere a fabbro. La lavorazione di tutti i minerali devi chiedere. Allo? Quindi, okay, diciamo che la vendita diretta, scusatemi ragazzi, la vendita diretta va al fabbro. Nel senso che se tu compri, tu prendi 64 pezzi di rame grezzo, diciamo, lo vai a vendere solo a lui. Semplice. Diciamo che chi chiede dal minatore è il fabbro che compra. Sì, praticamente poi sì. Ah, ok. Però ovviamente il ferro è una cosa abbastanza richiesta, però con due minatori io alzo le mani. Non so, adesso devi chiedere, se vuoi farti un giro chiedi a fabbro quanto chiede attualmente il ferro e se glielo portano. Perché io so che ha venduto ultimamente, ma in modo un po' limitato, metto io il giorno, dai, senza che andate a dormire, che siamo un bel po' di gente. Allora, questo è tutto. State e decide, se vuoi prenderti 5 minuti intanto ascolto gli altri due ragazzi, va bene? Luigi, vieni. Va bene, va bene. Va bene, dai, Luigi. Signor Baby, mi dica il tuo nome, Mario. Scusami. Mario. Mario, ok, grazie mille, Mario. Prego. Venite, ragazzi. Aia. Allora. Mi dica. Noi volevamo far qualcosa, in realtà, ma non sapevo ancora cosa. Aspetta, cos'è che volevi fare, Bush? Non ho capito. Le api. Volevi farti le api? L'apicoltore. Sì. Mi sa che voleva fare l'apicoltore lui, sì. Allora, il fatto è che l'apicoltore... Allora, io sono un po' ignorante sulla meccanica di ingegneria. Funziona come lo slime. È un buon sostituto allo slime, vero? No. Lo scopriremo.
Ok, quindi vuoi fare l'apicoltore, va bene. No, perché devo un attimo, aspetta, chiedo. Fa un po' caldo oggi, eh? Sì, è vero, fa caldo. Un condizionatore qui? No. Allora, ok, non so se hai letto in chat. Sindaco, mi stanno accusando. Abbiamo un problema. Un problema grandissimo. Abbiamo un enorme problema. È successo? Mi stanno accusando. Perché sono, allora, dove? Sono andata nella casa di Scogna. Abbiamo trovato una spada in ferro del sangue. La casa di Scogna. Ma Scogna è FK, raga. Non potete fare RP su una persona che è FK. Sindaco, mi faccia parlare un secondo. Ma la cosa è più grave di... Ma dov'è? Dimmi. Ragazzi, fate presto, che cosa vuole di cose serie. Allora, praticamente sono state trovate delle macchie di sangue e una spada di ferro all'interno della vecchia abitazione di Scogna. E c'erano dei minerali di vario tipo, ferro, rame, sparsi in giro. Dal momento che l'unico che può armeggiare con i minerali è il fabbro, e quello era palesemente... Allora aspettate, mo vengo con voi, andiamo nella vecchia casa e voglio vedere da vicino. Va bene. Intanto fammi finire qua. Quindi, Anto, tu volevi... Tu volevi aprire l'apicoltore, giusto? Sì, ma a sto punto una roba. Insieme all'apicoltore, no? Una scusa, non può fare anche... per favore. Vieni con noi, Fabbro. Bene, abbiamo un problema. Andare a prendere un attimo del cibo, ragazzi. Qua che problema. Quindi, dicevo... Anto. Allora, vieni qua, ecco caro, allontanaci un po'. È morto. È morto? È morto. Ma dove state ora? Aspetta. Qua. Ci sei, Anto? Dietro, caro. Stavo dicendo, insieme agli api. Ah, ok. Non possiamo fare anche gli slime? Andiamo un po' più lontano, è meglio. Il solo dov'è? Cosa? Ripeti, scusa, l'ultimo che ti hanno parlato. Insieme agli api, non possiamo fare anche gli slime? Slime? No, quello è compito del cacciatore. Ah, ok. Quindi sei un po' limitato. Quindi non so, okay. Per questo, secondo me apicoltura è più da seconda attività è buona che prima. Ok. Secondo il mio punto di vista. Però se lo vuoi fare, lo puoi fare, perché comunque il miele non so, oltre le macchine, a cosa può servire, sinceramente. Non so, nulla, sai. Andiamo. Cosa devi chiedere? Quindi? Niente, allora a questo punto... Che si fa? Ma noi... Vogliamo andare a fare... Vogliamo tagliare un po' di legno? Dovrebbe essere dentro. In realtà non potresti. Bene, perfetto. Allora, giro, guarda cosa ho trovato. Non so cosa fare. Cosa vogliamo fare? Niente, ero un po' forte. Questo non si dice. Dovete scegliere anche l'attività. In base a che scegliete l'attività o il lavoro comunque state lavorando. Nel momento lì nasce tutto. Se volete aspettare ancora, potreste lavorare per la polizia momentaneamente e poi date le dimissioni e aprite le attività. Intanto, se non avete proprio idea di cosa voler fare, volete farvi una ricerca migliore. Ok. Quindi noi abbiamo un stipendio. Vuoi sapere lo stipendio? Quanti posti avete nella polizia? Due sono ottime. Ne prendiamo due persone proprio giusto. Due? Sì, ci servono due, perché ne abbiamo due più un... tre e ci servono altri due, quindi arriviamo a cinque. Due? Ce ne sono già tre, dice? Due e mezzo, perché uno lavora ma ci fa da poliziotto quando abbiamo bisogno, praticamente. Ok. Quindi è tipo come se fosse un borghese, ecco, mettiamolo così. Ok. Cosa vogliamo fare? Se volete sapere lo stipendio, si prende a sessione, cioè quindi finisce questa sessione, domenica prendete 50. 50? Anzi, 60, perché oggi aumentiamo i stipendi statali. Poi. Ok. Quindi avete anche tempo per accumulare, per aprirvi un'attività meglio, secondo il mio punto di vista. Ovviamente le armi, armature, cibo verrà fornito dallo Stato, quindi non avete spese. Puoi dire un attimo? Sì, posso. Ok, secondo me anche parlare con Chamber. Allora, facciamo una cosa. Facciamo un altro giro. Così nel menu. Vai, potete farvi giro. Intanto ve lo dico. Ovviamente vengono assegnate missioni. Dovete controllare la città. Dovete controllare gli illeciti. Ci pensiamo noi a darvi. Cioè, vi gestisce tutto lo Stato. Tutto lo staff dello Stato vi gestisce tranquillamente. Oggi solo che non c'è capo polizia. Infatti, penso che
chiederò a Sora di fare da capo poliziotto oggi, va bene? Ok, ok, va benissimo. Okay. Va bene, intanto parlo con lui in caso che voi doveste accettare. Va bene, okay. Grazie mille. L'avrei deciso il carcere? No, il minatore. Ok. Aspettate un attimo, ragazzi, so che ho sentito già, ma mi serve un attimo Sora. Avete visto il signor Sora? No. Però prima vorrei trovare il fabbro. Raga, avete un po' di cibo che sono zoppo in questo momento senza cibo? Dammi una, grazie mille. Abbiate pazienza. Ma che è sto carretta? Abu. Abu. Ah, venite con me, dai, facciamoci la chiacchierata intanto. Hai sì, scelto? Sì, conosco un fabbro. Sì, il minatore. Minatore? Mi piace stare nelle caverne. Ok, vabbè, se ti piace questa cosa. Ovviamente, visto che già è successo, lo dico a te, perché già è successo nel server, quindi vogliamo evitare altre discussioni. È vietato usare il cheat della VR. Ah, Cogna non c'è, giusto? È quello che fa vedere il diamante, mi raccomando. Perché i moderatori controllano tutto, ok? Sì, certo, l'X-Ray. Ok, perfetto, l'X-Ray, sì, come cazzo, sì, no. Allora, intanto sto cercando Sora. Ma dove cazzo è Sora? Vabbè, intanto viene a comune che registriamo tutti i documenti. Il problema... Sì? Il problema è un altro. Ah, eccolo, aspetta. Non sbaglio, c'era anche, come si chiama? Oh, ragazzi, c'è... Oh, c'è Sora, Sora. Dov'è Sora? Un minatore? Dov'è Sora? Vieni con me. Ah, vieni anche tu, baby, non dirmi nulla, per favore, seguici. Abbi pazienza un po', che c'erano prima loro, ovviamente. Comunque, salve, ragazzi. È un omicidio in corso, dobbiamo scoprire cosa è successo. Vieni, Carlo, vieni. Al evento. Il McDonald's. I civili, ragazzi, i civili a casa. I civili a casa. Burkina. Venite, venga chi vuole venire. Vabbè, c'è chi è? Oggi liberto. Allora, in realtà tu... Aia! Mi dica, ci sono. Venga. Che casa di cosa? Il signor Sora, il signor Sora mi ha chiamato perché ha visto questa roba. Sì, lo so, visto. Guardi. Vediamo. Qui la cosa è... La cosa qui è grave. E qui qualcuno... Qui dobbiamo aumentare le forze dell'ordine. Allora, dov'è la moglie? La moglie è scandalizzata. Dov'è il signor... Ma effettivamente dov'è il capo poliziotto? Io non l'ho visto oggi. Ah, è sparito. Io credo sia la possibile vittima e credo che lei abbia visto qualcosa, probabilmente. Signorina, cosa è successo? Se vuole parlare, dici qualcosa. Dov'è suo marito? Io comunque considererei anche il fatto che qua c'è una spada di ferro. È l'unico che può pubblicarle. Nessuno può fare una spada di ferro. Ma il fabbro l'ultima volta ha forgiato le cose per la polizia. Però aspetti, il fabbro l'ultima volta ci aveva chiesto una missione relativamente impossibile, anche dannatamente lontana. Poteva essere un modo per sviare la polizia altrove. Ma no, perché... Oppure per cercare di ucciderli direttamente. Non essendo riuscito... Obiettivamente, chi chiederebbe mai alla polizia di andare in una zona desertica a cercare una piramide? Ora, parliamoci chiaro. Ho visto solo qualcuno con armatura di ferro trovarsi qui intorno. Ragazzi, dobbiamo aprire le indagini. Assurdo. Ma io qua vedo una sola persona. Allora, signor Sora, dovrebbero... Signor Sora, oggi lei diventerà il capo polizia. La ringrazio. Momentaneamente. E oggi avrà due reclute nuove. Sarete in quattro. Quindi apriremo il campo di queste cose. Sì, ora a breve arriveranno. Intanto, signor tesoriere, posso chiedere un favore? Il signor Baby deve aprire un'attività, la miniera e la licenza. Bene. Lo puoi portare? Mi può aprire, signorina? Sì, vada. Grazie. Mi raccomando, Sora. Cosa? Sì, è importante. Cerca di trovare il colpevole, perché sennò io ho paura. Comunque, ma noi abbiamo già il colpevole, sono abbastanza convinto. Comunque, sì, allora, io. Assolutamente, lei, come mai c'è il signor Pietro qui? È un testimone? No, io stavo venendo con la signorina qua perché mi doveva spiegare una cosa. E quindi lei è un testimone e ha visto questa roba. È una scena del sì. Vabbè, intanto me... fate una cosa. Voi civili potete intanto tornare a casa. So, signora, lei è un po' sconvolta, ma ritroveremo suo marito. È una promessa. Il sindaco non delude mai. Allora, io sono... Aspetta che sta a notte, aspetta. Potete andare, vai. Voi venite, voi due qua. Ragazzi, venite. Allora, vabbè, vi lasciamo... Vai, andate. Proprio a parte, non ho forti sospetti bene. Per il fabbro, perché onestamente l'unico che può fabbricare armi o armature io è il fabbro. Ma se le ha vendute? Devi chiedere anche questo. Scusa, io fabbrico spade e vendute. Dice chi le ha vendute e chiederemo a chi le ha vendute se le hai vendute. Io ho venduto una zappa e una pala tipo a Panzer, poi ho fatto 4 spade e 4 pali per la polizia.
e più 4 armature con scudi. Ma noi poliziotti siamo stati sempre insieme, quindi è impossibile. Poi? A poi, chi altro? Poi mi ricordo che ho venduto, forse ho venduto qualcosa tipo... Forse. Ah, il boscaiolo ho fatto l'ascia e tipo forse. La e spada... E come mai prima quando volevo andare a parlare col sindaco era così evasivo sulla cosa? Ma chi? Iotto prima mi ha chiuso dentro praticamente. Ma non posso chiudere la porta, andare. Per me faccio chiudere la porta. Ma c'era Jumper e non può chiudere la porta, sta cliccando. Sì, ma non può chiudere la porta, ma non mi voleva fare andare via. Era un Boh, facciamo una cosa, intanto torniamo e pensiamo un po'. Inoltre, ora sono molto curioso di sapere. Intanto andiamo alla stazione di polizia a parlare con il signor Iotto. Facciamo le domande, al signor Iotto in polizia, per favore. Usciamo dalla scena di crimine. Signor sindaco, ma ha capito che voleva prendere la spada per rivenderla? Ma lei è pazzo. Ma scusa, ma questa è una prova. Come scusami. Però non stai migliorando la tua situazione, comunque. Allora, signor Iotto, per favore venga un attimo. Il problema è che io sono in bancarotta, quello è brutto. Come fai a essere in bancarotta che l'ultima settimana ti ho dato 5 stack di rame? Però sai quanto ha pagato il tizio, la pizza? Un quintale. Ma ci sono altri 2 minatori adesso, puoi trovare offerte migliori. Appunto, devo andare a chiedere all'altro minatore che è venuto, il nuovo in città. Allora, intanto venga. Ok, dov'è il signor Sola? Salgo sopra. Sì, signor sindaco! 10. Mi dica, dica. Ciao, Carlo, vieni qua, poliziotto, venga. Allora, mi serve uno scudo comunque. Abbiamo una denuncia. Tutto. Vai qua dentro, vai nell'armeria, prendi lo scudo e non mi perdere l'armatura che t'ammazzo che ho pagato oro. Non morire di nuovo, Carlo, questa volta. Mi raccomando, non perdere. ok. Oddio, Carlo, come il testimone perfetto. Vengi qua, signor Iotto. Hai visto la mia nuova skin, fra? Ah, signor Iotto, ci dica tutto quello che ha visto, quello che è successo. Dov'è il sindaco? Ragazzi, sta l'armatura, fra. Parla con Sora e con Carlo. Sora, portami informazioni. Va bene, va bene. Sora, come sta lo... Carlo, salga su, porco due. Dov'è il signor Sallaz e Bush, che li sentite? Te lo orgerò, dammi 60 aiuto. E poi 30 te li do. Signor sindaco! Sindaco! Adesso mi dia le cani. Eccolo! È ora di fare... Abbiamo il sindaco, eccolo qua. Ragazzi, allontanatevi dalla stazione, sennò non riusciamo a fare interrogatori. Ok. Aiotto, ma lei... 40, cosa prego, più 20, più 10, più 20, 40, 20, 60. 60. Io ho 30 in questo momento, devo andare a casa. Eppure io ne ho 30 a casa. Aspetta, vediamo se qua c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Penso. Rimane qua. Andate a prenderla e vi aspetto qui. Allora, andiamo. Ci siedono. Ma no, non compro nulla di... Scusate, raga, veniamo un attimo qua di sopra. Anche noi siamo allontanati per casino. Ah, signor Kraivit, vedi che la cerca il signor Iotto. Si trova alla stazione di polizia per l'acquisto dei minerali grezzi. Ok, vado... Allora, ditemi tutto. Allora, signor sindaco, noi avevamo deciso di fare... Ok. Di fare i poliziotti. Bene. Come attività temporanea, diciamo. Va bene. Poi magari, chissà... Ci puoi guadagnare qualcosa, sì. Poi in futuro, se volete... Chissà, magari rimaniamo. Va bene. Se vi piace... Ma l'attività... perché sono dei cavalli scheletro qui? No, non uccideteli che ci servono per il cacciatore. No, non li uccido. Comunque, niente, sì, per noi va bene che... entrate in polizia, poi gentilmente quando potete leggete un po' le regoline che ci sono scritte in polizia che sono diverse dagli altri. Ok. Voi sì. Allora vi spiego un po' rapidamente cosa potete fare. Ci sono varie cose che potete fare. Sì. Uno, potete girare la città, in caso il capo polizia adesso sarà Sora che sostituirà Scogna, vi darà delle cose da fare. Ultimamente siamo stati un po' intorno alla periferia perché ci sono stati molti illeciti lì, infatti c'è stato un arresto, anzi 3 arresti. Nelle ultime sessioni. E cosa hanno fatto? E hanno letteralmente rubato dei materiali a un'altra persona. E ucciso, ha provato ad assassinare il tesoriere con il veleno. Madonna. Sì, un po' di casini. Poi, vabbè, comunque, chiudendo la parentesi veloce, quindi fate la ronda. Quindi il vostro ruolo sarà fare la ronda. Ci saranno missioni che ci assegneranno, i player verranno al comune e ci chiederanno: guarda, noi abbiamo bisogno di questo materiale, di questo tipo di legno, perché voi partite per un viaggio, vediamo, noi forniamo armature, vi forniamo cibo, vi forniamo tutto. Ovviamente se li perdete, queste cose valgono sul punteggio, potete essere licenziati se perdete le cose e se fallite le missioni, quindi mi raccomando. Ok, va bene. Poi oltre a questo ovviamente ci saranno le riunioni dei poliziotti, ci saranno
controlli in prigione quando ci sono gli arresti, varie cose che fanno la polizia, comunque alla fine la GTA, ecco, praticamente. Sì, sì, sì. Ok, va bene. Intanto venite con me, vi porto un attimo dal signor Sora, e, anzi prima del tesoro che registriamo un attimo il vostro documento. Però sì, signor Sedeco, può rallentare un attimo che io non posso più correre. Esattamente. Aspettate ragazzi, ma vi do anche cibo quando torniamo. Sì, sì, ho visto che aveva delle deliziosissime bacche in mano, se ce ne può dare un paio. Sì, ora le do la spesa, un attimo. Ok. Pure se le posso prendere dal taschino. 57. Ok. Per la casa ovviamente potete decidere voi quando fare tutto eccetera. Ho quasi finito di registrare tutto. Ok ragazzi, scusate, dovrei anche registrare sul documento Discord. Tutto calorgero. Potete venire? Ecco, scusatemi, vi cago le bacche. Oh. Sì, anche un paio. Dai, dammene un po'. Oh, finalmente. Si sente doppio quando parli. No, non è che... Aspetta, perché c'ho il Nati che ho smutato, aspetta. Dov'è il Nati? Silenzio. No. Cosa? Ah, ok, così. Ah, venite, ragazzi. Se avete bisogno di cibo, eccetera, comunque c'è la pescheria di mia moglie che ha miglior prezzo. Okay. Sì? Sì, che è quella che vende a miglior prezzo. Ah, è vero, proprio bastato d'un pezzo. La matematica. Ah, vedo che c'è del concorrenza qui, eh? Sì, sì. Cioè, mia moglie vende 5 pesci, 2 monete, 3 monete. Questi bastati vendono uno a pezzo, una moneta. 120. Ah, venite, comunque. Andiamo subito un attimo. Però posso dirle la verità: un 5x5 per fare un negozio di fabbro è un po' pochino, eh? Fabbro? Sì, vuole fare un fabbro 5x5. Ah, un'altra attività sta aprendo. Sì. Ma ha pagato le tasse, signorina? Sì, Crevita ha già pagato, deve soltanto... Ha dato anche il 40% del rame? Ah, giusto, il 40% del rame no? Ma non era la fine di un volta? Fisco, mi sembra. Ah, sì, però è vero, è la fine della sessione. Ah, sì, 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 questo sì. Ma allora, ragazzi, c'è? Allora, signor tesoriere, mi deve fare un favore. Un secondo, prima fammi finire. Sì, sì, ti dico veloce, signor Sallaz e Bush... Deve semplicemente mettere che loro sono poliziotti, basta. Non hanno né casa né altro. Intanto li porto alla stanza. Va bene, perfetto. Siamo un nulla tenente. Via 120, così abbiamo fatto. E beh, okay. Voi pensate allora. Che i poliziotti non fanno niente. Siamo un po' dei non-namers. Ok, entriamo. Ciao, sdrubbale. 120. Oh, dove siete? Scendete, ragazzi. Gliene do 4. Au, a poliziotti. Ah, sindaco. Ah, no, mi scusi, sono quelli che avevo io. Bush e Salaz, potete venire. Quanto... Sindaco 4. Mi deve dare 4. Ah, sì, arriviamo subito. Dimmi, ce li avevo io. Dove, dove? Allora, io ho trovato un paio di cose nella casa là sotto. Ma non è che posso vendere qua? Li puoi vendere binari, a chiunque. Ma per ora i binari non sapranno un cazzo. Che cazzo li compro? Sì, comunque mi sembra Sora, venga con me. Aspetta, gli 8 puoi tornare al lavoro che gli serve il fabbro. Mio sindaco. Tutti i poliziotti con me, per favore. Che abbiamo 2 nuove reclute. Soldati, benvenuti nell'arma. Allora. Vabbè ragazzi, io sono Ben, il maresciallo. Venite un attimo qua dentro che siamo più lontani da tutti. Allora. Sindaco, lo scudo dove sta, per favore? Gli scudi non sono forniti dall'azienda attualmente perché non possiamo permetterceli. Hai detto tu, l'hai detto. Tu l'hai detto. Allora, signor Sora, ascoltami un attimo, per favore. Allora, Sora, oggi sei tu capo polizia, sostituisci un attimo il signor Scogna. Devi fornire le armature e le spade ai ragazzi e del cibo. E forniscigli le missioni. E fornisci missioni e ronde da fare. Ci sono 4 armature, ragazzi, porca puttana. Non le vedete? È mia quella là, fra comunque. No, io l'ho messa da parte. Non posso entrare liberamente in questa stanza. Però. Lo so, rilascia... Carlo, può aprirla. Basta chiedere a Carlo. Allora. Okay. A chi servono armature? Come si aprono? Qua? Alle armature Carlo, a due ragazzi, Carlo, a Carlo. Carlo, esci un attimo, una alla volta. Diamole prima le regole. Carlo, non prendere l'elmo. Sì, sto scherzando, CD bambini. Sora, comunque dai le missioni tu e intanto ti faccio sapere se sono esplorazioni, ok? Oh, state zitto, non ti capisce la mazza, ragazzi. Prometto tutti qua, per favore. Ciao, Nate. Giovincina. Io? Ok. Ehi. Mi segua. Armatura, aspetta. Yes. Non posso aprire, quindi no. Anche lei mi segue che così paga le tasse. Ottimo. Non ho i soldi. Ah, signor Boscaiolo, una domanda, signor Boscaiolo. Lei aveva altre missioni da fornire? Mi aveva detto altri legni oppure basta per... Ora, madonna. Signor sindaco. Aspetta, no.
Si può? Ci minciulla, salga. Dimmi. Si può? Entra. Ok. Allora, avevo delle armi per la polizia. E avevo, ho trovato questi due archi per terra. Sotto agli alberi, nel mentre che esploravo. Ah, buono. E non so, magari gli fammi vedere la qualità, per favore. Tenga, tenga. Costruttore, 20. Ah, buoni, buoni. Okay. Quanto vuole per questi due archi? Li volevo fare tutti e due a 10, se è possibile. Va bene, 10 monete di rame? Sì, sì. Ok, perfetto. Ok, aspetti. Aspetti, ecco, comunque ecco qua, tieni. Ho fatto un po' del legno nuovo, quindi sì, produci tanto perché parlo un attimo con la signorina Tiger e le faccio sapere, ok? Va bene. Intanto, se hai bisogno di altri legni, fammi sapere. Quanto le devo, signor tesoriere? Aspetti, che controllo subito. Aspetta, ma ha dato 10 il sindaco per l'arco. Non puoi parlare. Vieni qua. Dove sono? Apri le casse. Si sente. Ok, Sora, ho un bel regalo per te. Cosa? La minchia? Tieni. Ah, bello. Avete anche due armi. Le spade, giusto, Fra? Servono? Ok, una. Quante ne servono? Esatto. Due, tre. Chi vuole fare l'arciere? Io, grazie. Prego. Allora, signor Sora, ragazzi, per leggere le sono missioni... Le spade, ragazzi, prendete. Un attimo solo, aspettate. Sora, signor Sora. Sì, ma potete darmi qualcosa anche a me che non ho nulla? Signor Sora. Basta! Sindaco. Raga, fate poco casino, aspettate. Signor Sora, allora, senta un attimo. Per le missioni, eccetera, basta che vai nell'ufficio del capo polizia. E lì può controllare le missioni in corso. Se in caso ragazzi, di dubbi, vi serve qualcos'altro? Abbiamo tutto, giusto? Abbiamo tutto, sì. Perfetto, andiamo. Aspetta, il cibo. Ah, il cibo manca, cibo... sì. Oh, vabbè. Io ce l'ho dal sindaco, allora... No, non ce l'ho io. Il cibo è nella cassa sopra le armi. La cassa sopra le armi? Ma porca miseria, Carlo. Ma che è tu staggio? Ma che è sto mem... Oh, ciao signora Taiga. Può un attimo staccare il lavoro? Le devo chiedere delle informazioni. Per la casa. La casa mia, quanti stacchi erano di legno? A quello rosa? Che non mi ricordo. Erano tipo. Che silenzio imbarazzante. Ma perché c'è tutto? Discord. Ah. Ah, ok, uno stack più tronco cilindro. 19. Vabbè, quindi devo prendere all'incirca 3-4 stack. Ma dopo tutta sta roba ci vuole. Vabbè, quando devi fare casa poi ne parliamo. Intanto dico al tizio quanto me ne deve dare. Mamma mia, il panico. Signor sindaco. Che, dimmi, dov'è? Mi ha riferito Carlo che è ferito il cibo nelle casse. È impossibile, vengo subito. Ho portato io 100 pezzi di carne, com'è possibile? C'è una balestra, se la vuoi. Tipo. Per le frecce. Come fa a essere finito il cibo? Fra, io ho messo 100 pezzi di carne. Ah, signor sindaco, io ho solo 5 pezzi di carne. C'è la carne, fra. Quanta carne? Ce l'ho presa, fra. Oh, scusa, fra. Dai, frecce. Hai 16 di carne ognuno. Dammi la spada. Non ho carne. Allora, dammi la spada. Ok. Te l'ho ridato. Dai, 16 di carne a ognuno di loro. Già date, c'ho... Mamma mia, quanta roba mi serve. Andiamo dal giapponese. Segnare tanto, quindi. Signor Bascaiolo? Certo, ora come stai? Me lo spieghi tu? Signor Bascaiolo, senta. Allora, mi dica lei che devo andare a pagare le tasse, dai. Allora, ti mando la lista delle cose che mi serve. Le paghi perché ora ti pago la roba, ingegno del male. Mi deve dare 4 stack di legno rosa. Come 70? Okay, come fai a pagare 70? Che cazzo hai? Boh, mi ha detto... Beh, no, perché sto pagando pure a Calogero, cioè a Luigi e al mio...
Eh beh, te li darò i soldi. Mio amore. No, no, questa volta pago io perché lui la scorsa volta ha pagato tutto, ma dalla prossima volta in poi cominceremo, diciamo, a dividere. Dividere. Okay. No, no, sì, sì. Sì, vabbè, dammi quattro stack di legno rosa intanto. No, le prese, le prese. Allora, questo qua, così, non qua, qua, così. Allora, mi deve... 60, no? Sì. No, 80. No, no, 60. Non c'è più. 60. No, no, era 20 appena, ah, cosa. No, sì, giusto, 80. Porca trea. Se viene a casa te li do, senza che vada, mantenere. Vabbè, allora, nel mentre vado a pagare, nel mentre vado a pagare pure. Sì, appunto. Vieni al comune. Ma che cazzo ci fa questo di qua? Non l'ho più intanto. Bucchina. Ah, salve. Oh, Pabro. Ho bisogno dei piccoli. Allora, oh, c'è anche cava, ho visto. Signor tesoriere. Dov'è il tesoriere? Ciao, signora cava. Signor tesoriere. Ho dato l'arco. Taiga. Signorina Taiga. Io l'arco, io l'arco. Lui è l'arco, lui. Signor tesoriere, signor tesoriere. Guarda, cosa c'è in mano? La stavo cercando, venga, venga. Lo metto nel mio baule. Quando mi devi fare casa, fammi sapere. Penso alla sessione prossima, però. Intanto, non andare di fretta per me, tranquilla. Nati, stai vendendo pesce? No, nessuno mi ha chiesto. Eh? Nessuno mi ha chiesto. Ora ci sono tanti fornitori di cibo. Panzer. Panzer. Me la apri una bottiglia. Ok, le va bene? Se hai 22 frecce, grazie, non da te. Prego, prego. Va bene i soldi che gli ho dato? Sì, sì, anche i soldi vanno bene, grazie. No, trovate, 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 trovate. Ah, po. Erano in caserma. Madonna, che polizia. Sono qua, sono qua. Vieni qua. Sono a ferrano. Allora andiamo, andiamo, andiamo. Ok, andiamo. Dove è Carlo in tutto questo? Sento un Okay. Grazie mille, signor sindaco. È sempre bello. Praticamente da vendere. Magari serviranno per la costruzione della città delle rotaie. Le comprate qualcosa? Deve parlare col sindaco. Non sono spingi, il sindaco. Sì, ha detto che le posso vendere a tutti. Com'è, le posso non vendere? È vero. Questa cosa ti ho detto che per ora non usiamo quelle cose. Non andare a vendere. Vabbè, tutti. Comunque, vedo che le casse si riempiono. Visto, signor Gabri, diciamo, come si riempiono? Un'ultima cosa: le mele d'oro alla polizia magari le posso vendere? Le mele d'oro non penso che ci servano, però non è che la polizia compra, devi sempre venire a parlare con me con lo compra. Vabbè, sì, appunto, le sto dando a lei. In realtà, no, non ci interessano per ora. Vabbè. Signor Iotto! Non ho pagato la carne, quanti soldi vuoi fare su di noi? Signor sindaco, il signor Iotto non viene a pagare le tasse. Ma il signor Iotto, sta lavorando. Sta chiaramente evadendo. Ah, ce l'hai, tempo di pagare, tranquillo. Va bene. Oh, va bene, così... prendere un po' di cibo che è arrivato anche il signor Cavafrenca, ha visto? Sì, sì, credo che stia settando il suo microfono. Oh, Nati, dov'è l'acqua che siete anche io? Sta settando la sua ugola. Ma è rimasta solo l'acqua naturale? No, cazzo, devo farlo costare di più. Ne ho una. Scusa, raga, devo bere, ma insomma. Non facciamo. Mettilo tu, Nati, per favore. L'acqua c'è se vuoi, eh. Ho visto che il signor Cava Frank si è mosso. Quale sotto è Minecraft stanza. Oh, guarda che c'è. Oh, dammi un pezzo di pane, Fra. Ma Fra mi sta laggando un voto, ma perché? Come sta laggando? Sto pagendo, può darsi, proprio che... non so, ci va lento. In che senso lento?
quando corro, cioè... No, hai la fame, devi premere due volte W per correre. No, sì, lo so, ma... Vieni qua con me, fai un attimo sta cosa, premi ESC. Eh? Ok, quando premi ESC vai in opzioni, fai in grafica e dimmi quanto hai distanza rendering. Senza 12, fra. Ho sempre giocato a 12 comunque. Ah, è abbastanza. È giusto, non capisco perché. Sindaco. Mi dica. Sono ancora in... come si dice? Sospettato. Cosa? Eh? Sono ancora sospettato. No, per ora. Poi ne riparliamo di questo. Intanto produci tanto ferro che poi. Ma le bombe, Daniel, vedi? Non c'è il minatore. Come non c'è il minatore? E tu con me. No, è l'altro appena iniziato, quindi non c'è. E l'altro non ti ha venduto la roba? No, perché non c'è minerali. Ma minchia, sono poveri sti due. Daniel, mi serve uno scudo. A quando me lo fai? Vai, non ti danate. Quando? Uno scudo te lo faccio 15. Ciao, signor Gabri. Signora, scusami, signor Gilberto. Vedi. Allora, quasi tutti pagati le tasse? Sì, manca solo io. Ah, ok, va bene. Le casse abbastanza piene, così? Sì, è un po' più notta. Penso abbiamo pagato anche le strade, ho pagato cibo, ho pagato sì, ma è un po' piena anche quella fabbrica. E ho pagato anche i sussidi. Oh, bello sta strada di ciao Giovinciulla, come va il lavoro? Come guarda dentro la... Insomma, diciamo non c'è molta gente come costruire. Ora purtroppo è calato il lavoro da costruttore. Fai conto che la costruttore migliore ha semplicemente due case da costruire. L'altro che lavora più per il luogo pubblico sta facendo le strade. Capito, è già pagato. Pensa che non c'eri nemmeno tu, visto che non eri on. E avevo pagato lui. Potevi guadagnarti tu i soldi, invece. Attenzione, attenzione! Aspetta, 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 quanto era di tassa? Quanto era di tassa? Ma dai, pare... le tasse. Ma cazzo, tra quanto paga? Quanto costa? Ma mi fa attivare il microfono? Come non ti fa attivare il microfono? Ma hai fatto quella cosa di slash, link, no, eccetera? Tanto. Quante erano le tasse? Perché io ti vedo nella stanza Minecraft stanza. Devi fare slash link nella stanza voice. Ti spiego, guarda. Perfetto, 1, 2, 3. Vai qui. Slash 3, link. 30, prendi il codice e fai. Poi su Minecraft slash voice link più il numero. Proprio come sta scritto. Andiamo a rubare il cibo del contadino. Le corna. Scusami. Il sindaco, buongiorno. Sono caduto già. Ma quanto fai le strade tu che ti ho pagato? Le sto facendo, le sto facendo. Io non vedo nessuna strada. Le vedrà, le vedrà. Comunque vedi che devi poi fare anche le luci. Quello costa un altro po'. Sì, sì, costa, lo so che costa, però le devi fare... A sconti. Io le faccio tutto, signor sindaco, le faccio veramente tutto. Basta. Comunque, secondo me dobbiamo fare un po' i minatori, sai? Secondo me dovrebbero fare le miniere così come sta detto. Capito come? Che tipo possono scavare solo così? Come io ho detto di fare io. Mi sa che questa cosa dobbiamo rivedere nel regolamento. Da rivedere, sai? Camper. Sì. Dove si trova Tizio? Aspetta, si chiama Credit. Cioè dove si trova? No, chiediglielo, fai prima. non mi risponde. E chi è? Diglielo, Credit. Il mio adoro due non penso capisca. Ah, una cosa, raga, voi avete aperto una miniera?
vicino alle abitazioni, lo sapete? Vabbè. Comunque, signor tesoriere, penso che dobbiamo modificare una regola, sai? Tipo? Quella dei minatori. Quando i minatori comprano la terra, giusto? Guarda come dovrebbero scavare, così. Secondo me è meglio, perché sennò il minatore è troppo buono a vedere. Guarda come ha fatto questo ragazzo. Infatti penso che da oggi faremo fare così, guarda. Vieni a vedere. Così, in questo modo. Ha preso un 5x5 e scava il 5x5. Calorgero. Ah, quindi non li facciamo scavare poi dove vogliono loro. 5x5 punti. Sì, secondo me è meglio. Perché se no possono fare quello che vogliono. Ah, mi brucia. Oppure secondo te è meglio lasciarli comunque una miniera e fanno quello che vogliono. Oh, che cosa c'è? Allora, Ride? Dipende. No, stiamo valutando una cosa per le regole, scusa. Allora, perché in effetti in real la miniera è così. Una miniera quanto fornisce così? Quella è la domanda. Penso poco. Cioè, troverà diamanti, trova roba? No, non penso. Allora è meglio fare come facciamo con Pizza. Allora, dov'è il baby cosa? Mario, vieni qua, Mario. Allora, la miniera non devi farla così, chiudila. La miniera, tu ti scegli, ti faccio vedere esempio. Tu ti scegli un 5x5 qui, giusto? Sì. Nel momento che trovi la cava scavata, tu puoi fare quel cazzo che vuoi nella cava scavata. Nel senso che se trovi una miniera nascosta, puoi prendere materiali. Ah, ok. Semplicemente questo serve per pagare la tassa che tu hai aperto una miniera. Quindi tu dichiari che hai il suolo che è una miniera. E in più non puoi aprirlo vicino alle zone cittadine. Esatto, devi andare più lontano. Devi essere un po' più lontano, gentilmente. Quante leggi questo villaggio. Vabbè, comunque, va bene, non lo sapevi, non te l'avevo detto nemmeno io. Quindi va bene così. No, perché più che altro se scavi così, il ferro me lo trovi tra 10 anni. So. Ma quindi è vero, sono vere le voci, signor sindaco? Cosa? Diventa una dittatura questo qua. L'anno prossimo sì, diventerà dittatura. Il Partito Democratico Giacomino verrà eliminato. Ah, signor sindaco, mi sono fatto una cacata. Che hai fatto? Mi devi fare un favore. Te le compro anche queste cose. Mi devi prendere queste. Sì, arrivo. Questo, quanti ne vuoi? Tu prenderli come se fosse il legno. Cioè, nel senso, fai un paio di stack. Poi ti dico quanto mi serve. Dai, che ci metti, dai. Devo andare dal fabbro. Mi devo fare. Dai, che ti ho pagato tutto quel legno. 40. Quanto ti ho pagato? No, 80. Tanto. Sì, no. Vai, porto questo. Ma questo che cos'è? Allora, poi andiamo a rubare. Sì, tutto. Allora, andiamo al fabbro. Parla più forte, che ti sento benissimo. Ah, il buco del culo mi brucia. Quanti pezzi? Ma che cazzo ho sentito? sono a cagare, ho tirato una stronza gigante. Signor Fabbro! Simon! Mi servono delle forbici, a quanto le fai? Delle forbici, fai vedere, spero ce l'ho. Si può, posso entrare. Ciao. Il signor sindaco? Mi senti? Sì. Oh, finalmente, venga, non c'era nessuno a comune, mi dispiace che abbia aspettato. Sì, stavo cercando in effetti. C'è stato un illecito un attimo nella periferia, come sempre. C'ha la voce da pornoattore. C'ha la voce da pornoattore? Chi è che mi dice queste cose? Fai pornoattore nel caso? Potrei esserlo. È un lavoro disponibile? No. Allora niente, mi dispiace. Allora, hanno pagato tasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo 8, va bene? 8! No. Perché ho fatto 13, non so perché. Facciamo 8.
Ok, grazie. Allora, lei è un nuovo membro di questa cosa. Le fermiamo un attimo i documenti, signorino. Sì. Come vede qua ci sono tutti i documenti di ogni singola persona, ma mi sa che tra poco non avremo più spazio del documento. Molto dovremmo, bene. Dovremmo trovare un altro metodo. E anche i libri stanno iniziando a scarseggiare. Complimenti per lo spazio, devo dire. Questa avete agghindato per bene. Vuole vedere il mio ufficio intanto? Le faccio vedere il mio ufficio. Guarda, lui. Dai, mi facci vedere. Questo è il mio ufficio. Fra, a 9. Oh, addirittura con la vetrata. Pensavo costasse di meno. Ovviamente, ovviamente. Che lusso. Quando si lavora in politica, se hanno i successi, questo succede. Okay. Me ne fai un'altra. Allora, signorino, lei come si chiama? Aspetta, mi sono dimenticato. Io Raffaello. Ah, Raffaello, ok. Lei come nickname ha Cava Frank, quindi documenti Cava Frank. Ok. Ora andiamo a registrare il suo documento. Sì. Lo dovrebbe fare il tesoro, ma è impegnato un attimo nelle faccende. Allora, lei il documento ce l'ha. Lei attualmente è un disoccupato, quindi i sussidi per poveri. Grazie. È stato molto fortunato che l'ultima sessione abbiamo aumentato le leggi di 10 monete. Prima erano 20. Grazie. Perfetto, signor Cava Frank. Attualmente, se vuole già aprire attività, se invece vuole lavorare, mi dica lei che le faccio un po' la sintesi di quello che può fare o meno. E a dire il vero, sì, al momento lavorerei per qualcuno nel caso, se c'è bisogno insomma di un ruolo. Allora, ora vediamo un attimo. Che non sia troppo complesso perché purtroppo... Uno zombie! Sono... Aiuto! Ah, lei giusto è... un po' lasciato Minecraft, giusto. Sì, sono un po'... Allora, venga un attimo. Nuovo. Buonasera. Lì è il signor tesoriere, già registrato i documenti. Buonasera. Il signor... Venga, se non l'ha salutato è perché sta cambiando stanza continuamente il Discord. Polizia zombie! Allora stanno i poliziotti. Come? Signor tesoriere, mi dica? Polizia! Mamma mia, la polizia non lavora oggi, no? Oh, dov'è la polizia? Mi nascondo. Aiuto! La scarna è protetta! Vedi che le strutture non saltano più, ragazzi. Abbiamo tolto. Grazie a Dio. Aiuto! Posso darle una mano? Aspetta, ora andiamo a trovare qualche poliziotto. Che cazzo come sono i poliziotti? Vediamo se funziona quella cosa che hanno detto. Ok, funziona. Così. Mi stanno ruttando nelle orecchie. Vengi con me. Non so dove sono i poliziotti. Eccola, è lì dentro il poliziotto, ora lo chiamo. Polizia, signor poliziotto. Signor Ben. Comunque la polizia in questa città non lavora. Mamma mia, se non lavora. Veramente, la cittadina sono... Posso fare il poliziotto? Signor così... Ben, no, ma il signor Ben è FK. Vuole fare il poliziotto. Attualmente abbiamo assunto un po' troppe persone. Ma come? Niente. Vabbè, questi signori qui. Questi signori, venga con me. Non posso dare una mano. C'è anche uno scheletro. Mi ruttano nelle orecchie. A dove cazzo stanno i poliziotti? Mannaggia puttana. C'è uno scheletro! C'è uno scheletro! Andiamo a dormire. Signor Gilberto, Ho fatto io. Sì, vengo a dormire. Andiamo a dormire, signor Gilberto. Signor Gilberto, ha una freccia nel ginocchio, si è buscato una freccia nel ginocchio. Signor. Venite in casa mia, ragazzi, vi metto di stare qui. C'è un mostro vicino, Sì, signor sindaco, non so come dirglielo, ma ha una freccia nel... Nel culo. Non so proprio come dirglielo, signor sindaco. Capitano queste cose, aspetta ragazzi, ci penso io alla vecchia maniera. Una volta ero un giovanotto anche io, poliziotto. Vada. Mamma mia, quanto è forte. Madonna. È un bel direttore. C'è un mezzo cuore, per dire. Però ha detto poliziotto? Il padre è povero, porco Dio. Se vuole dormire con me, lo può fare. Va bene. Premi tasto destro. Ok. Sì, basta. Certo. Gabri, ho bisogno di un prestito. Addirittura. Tra le forbici, le... Ah, cioè, è sbagliato. Arci. Niente, non dormono.
Pure devo fare un pollo. Mi signore Gilberto, sa bene. Mi sono fatto un po' male. Gilberto, ti faccio un regalo. Va, se vuole uscire intanto vado al comune che ve raggiungo. Urca, salve. C'è un ragno dietro di lei. Easy, bro. Signor sindaco, toc 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 toc. Non posso poi più pagare tipo le robe. Che lei? Cioè, Gil. Non puoi più pagare le robe, in che senso? Ah, ok. Allora, quindi lei allora, io ne ho fatti due stack e 24, le bastano. Ma io non so quanto aperto. Mi serve. Aspetta, non mi conto il foglio perché vai di fretta. Come faccio a pagare le tasse? Allora. Ne posso fare altri, però dico. Però, signore, allora i prestiti vanno dati se è una cosa che è importante anche per la città. Lei cosa mi dà di garanzia di questo prestito? A Wallera. Ah, a festa. Ah, fa una cosa. Dammi un prestito. Dammi lei tipo mi chiede un prestito. Ah, nemmeno stack, dai, viene. Quanto? Mi faccia capire, lei mi sta chiedendo. Uno stack? Sì, da 64. Dove sta? Ne ho due stack. Uno ne voglio. Dai, dammi 5. Cioè, non... Ma intanto stai guadagnando soldi. Dovresti non quello. Anzi, no, aspetta. Ho speso 9 per fare la. Beh, dai, sì. Vabbè, scusa, mi diventerà di nuovo. Sicuramente per abbellire servono. Insomma, la cosa più richiesta. Allora, vabbè, andiamo. Io ne ho un altro stack. Perché... A parte poi l'eccessore, è buono il prezzo. Fra me l'ha fatta polizia, no, veramente ma... scadente. Veramente scadente oggi. Tutti i cittadini hanno rischiato la vita. C'avevo da fare. Una vergogna. Vento, vento, vento. Mi venga, venga, venga un attimo. Venga, venga. C'ho mezzo cuore, mannaggia la puttana. Signor sindaco, qualcuno ha un po' di cibo da lanciarmi? Signor sindaco, mi scusi. Signor sindaco, allora, il signor Iotto vorrebbe chiedere un prestito perché non ha soldi per pagare le materie prime. Ma come fai a non avere però soldi? Poter mandare avanti la sua attività. Fra, pizza mi chiede per 32 di ferro uno stacco. Sei serio? Ci stai bene, però se chiedo due stacchi, ma scusa, tu non hai venduto gli attrezzi, non hai fatto i soldi? Io li vendo, però ad esempio se mi chiedo una pala, quelli gli fai lo scudo, Iotto. Ma scusa, ma ragiona, scusami, se tu il ferro lo paghi per esempio un pezzo di ferro e due legnette li paghi uno, sono due, giusto? La pala la vendi però... a 5. A parte che ci sono fatte pagare 16, no? E quando l'hai pagato tu la roba per farla? Niente, perché me la date tanto. Allora che cazzo ti lamenti? Ma perché io non ho più ferro, ma quindi comprare. Mi sa che. Quindi mi sa che il prestito viene. Viene... Ma scusa, no. Devi comprare ferro, non è che non hai soldi. Ma scusa, che cosa vuoi fare? Ma mi costa troppo il ferro. Ma come fai a chiedere? Ah, scusa, ma vado un attimo dai quelli là e vediamo quanto costa. Perché non è impossibile. Non neanche hanno l'attività aperta. Ma ce l'hanno, stanno vendendo. Ah, beviamo. No, no. Il signor Iotto, ragazzi, ce l'hanno tutti l'attività aperta. Beviamo non ha ferro, ma ha detto. Attenzione, attenzione. No, prima di tutto mi devo rubare il cibo del contadino. Cosa? No, sentite. No, niente. Oh, sta rubando il cibo. Vabbè, dopo io faccio anch'io di più. Devo rubarlo. Anch'io guarda devo che rubarlo. Sono due sessioni che mi devi dare ancora i soldi. Oh no! I soldi, che soldi? Oi. Grazie. Ma hai parlato di sociali? Ma stai fragole che ce l'hai per darle gratis agli altri? Comunque... No, gli altri le prendono, cioè non dovrebbe però. Dov'è Beviale? Aia, solo io posso prendere, no? Sindaco, sto prendendo con voi. Allora, ascoltatemi un attimo, cercavo lo scavatore, dove sta? Lo scavatore? Il minatore, dove cazzo sta? È il minatore, Mario. Uno dei due, oh raga, c'è un villico qua. È sempre lo stesso. Oh, è frato. Ucciso. Sta polizia lavora poco, comunque. Dobbiamo diminuire stipendi. Sì, sì. Cioè, mi dovresti dare mezzo stipendio che prende il poliziotto perché qua l'hai fatto tu io hai detto qualcosa tu no dai che salti boh, comunque fatemi parlare con loro ragazzo che giustamente vuole cercare raga vi serve comunque mano d'opera in qualche la palestra me la prendo io la palestra fra. Vabbè. Oh. Vi serve mano d'opera vi serve qualcuno per lavoro hai preso è l'arco sì, sì l'ho presa ma è scarichissima vero il contadino vabbè fraudi ha visto la tua lentezza non hai bisogno di mano d'opera. Ma non è mio il problema è del terreno.
E mi sa che qui devi ingrandire, Fra, perché qua... Ah, oh, bello. Lo so, lo so. Ma se quindi non ti servono mani. Panzi, a Strubale ti serve qualcuno per lavoro? A Strubale si puzza di fame. Ma se faccio un altro piano... Allora, mi serve uno scudo. No, non può farlo. Sono 15. No, di sotto, non di sopra. No, 10, Daniel. Non puoi, non puoi. 15. Massimo 2. No, 10, Daniel. Mannaggia. Va bene, sindaco. Allora, Daniel, hai meno scudo, ma fai proprio un nome in merda. Venite, venite. Comunque, nessuno ha un lavoro per questo ragazzo? Sì, sì, lo prendo io, vai. Lo prendi tu? Allora, essendo che è da un po' che non gioca lui, vorrebbe un po' rinfrescarsi le idee. Poi decidi tu lo stipendio che gli dai, ok? Ok. Va bene. Aspetta, posso pagare tutto il debito? Ah, certo, puoi venire anche a pagare tutto il debito. Vieni, vieni. Arrivo. Grazie. Hai visto che in questo villaggio ci sono anche debiti? Beh, preferirei non averne. Vabbè, è il prestito. Ha fatto un prestito per riaprirsi le sue attività, giusto, giusto. Ora, sia, comunque, ma dove sono gli altri bisogni? Ah? Cosa fa questo? Ma sono in missione gli altri poliziotti, ecco che non c'erano. Infatti sono spariti, ma dove stanno? In missione sono andate. Vabbè, ma mi dovevi andare a me in missione, però. Ma tutta sta erba alta qua. Devo prendere un po' di diamante d'oro, eh. Allora. Mi dici quant'è? Dove stai? Qui. Qua dietro. No, non tu, sindaco. Ah, sì, vengo. Manca da pagare. Gli passo l'IP. Sì, Fra, passagli l'IP. Mi devi solo dire l'ultima cosa. Aspettate un attimo, ragazzi. Io chiedo venia. Mi devi dire il nome del suo personaggio. Solo questo. Allora, ragazzo nuovo. Allora, io nei ruoli le metto Rafael. Lavora per Panzer. Ok, quindi se nella sua attività lui ti paga, lui ti finanzia lo stipendio. Insomma, perfetto. Per ora non ci sono stipendi. Grazie, Panzer. E dica. Allora. Il libro, il documento, è rientrato una nuova persona nel server. Allora, vediamo. Lei ha accordato prestito da 150, devono tornare 135. Devi pagare 135. Poi vieni con me che te li do. Ok, andiamo. Aspetta, lascio il libro qui. Documenti Panzer, andiamo. Asdrubale, portasi in giro il signor con lei. Allora, dov'è il nuovo ragazzo? Sono qui. No, tu. Un attimo. Bello, Iotto, devi fallire. Te lo giuro. C'è una posta, non è compunto. Ah, eccolo il nuovo quant'era, ragazzo. Quant'era? 135. Sì, ma una cosa. Come fa Iotto a fallire? Fabbro, come fa a fallire? Dai, ma tu mi devi fare un disegno. È l'unico Fabbro nel villaggio e fallisci. 130? Non ai minatori, non ai minerali. I minerali costano un quintale. Ma se non nessuno te li vende, come fai a costare un quintale? Ah, Peter, c'è uno stacco con anche 10. Uno stacco in piedi. Boh, vai dagli altri minatori, scrivigli in chat e digli che bisogna. Vale, sono finiti. Bevi dalle uscito. Era l'altro minatore. Cravit, scrivi Cravit. Scusami, mi servono. Cravit, non mi risponde, non mi zoom. Allora, 64 fa 128, più 7, 135. Perfetto. Ok, un'altra cosa. Mi dica. E volevo fare sempre un'altra di questa per galline. Ok. Prende innanzi. Vabbè, lascia stare che adesso facciamo uno sterminio con Rafael, giusto? Ok. Facciamo uno sterminio qua adesso. Va bene, intanto senti, lavorate, poi dopo ne parliamo. Parliamo dopo? Sì, sì. Ok. Ok, Rafael. Dimmi tutto. Va bene, puoi chiamare Panzer, va bene, non problema. Allora, ma veramente queste cosa di carte. Ciao tesoro, l'ha pagato il debito Panzer. Sto facendo un po' l'asia. Sì, sta già pagando. Sì, tutto pagato. Sì. Il sindaco, sindaco ma Sora dove è il sindaco? È partito in viaggio. E mi faccio sindaco, io non sapevo che sarebbe faccio andare anche a me in viaggio, no? No, non ho capito, parlate una sindaco, volta. Se vuole. Non ho capito. E poi
lo stipendio lo vuoi? Devo comprare cibo? Di tu. Vado a prendere il pesce di nero. Oddio, bella domanda. Il cibo qua va tanto, nel senso lo richiedono spesso, diciamo, riesci a prenderne tanto? Sì, sì, abbastanza. Dai, però all'inizio per non gravare troppo facciamo ogni sessione, dai. Ok. Ma che state facendo, scusatemi? Stiamo facendo lo stipendio. Cioè, da dove, devi pagare ogni sessione, genio, del male. Ragione. Ma dov'è il Fabbro che gli voglio dare un po' di soldi? Da dove parla questo signore? Non lo sai. Perché... È mago? Credo di avere... Fabbro, ci sei, Fabbro? Allora dobbiamo fare delle spade. Signor sindaco, ho forse uno sviluppo sull'omicidio. Sì? Sì. Venga. Ma io, dov'è il signor Carlo? Ci serve? Allora, le dico, io non sapevo che il signor Sora era in missione, no? Okay. E pensavo fosse stesse ancora... Ma 18 una spada di pietra. Scena del crimine. Ah, se andiamo a prendere il poliziotto, ci vuole sempre il poliziotto. Dove sta il signor Carlo? Signor Carlo? Signor Ben? Signor Ben? Ah, io l'avete visto Ben? No. Era nella città, dall'altra parte. La periferia. Periferia? Dove è in pietra? A casa. No, questa è la litorale, come okay. Sembra la litorale? Come a casa, non è nella periferia. Vengo combinato. Allora ne facciamo... Ascia, quanto viene invece? No, tutto 9, tutti oggetti pietra fanno 9. Tutto 9. E comunque, le stavo dicendo, sono andato a vedere se c'era la Sora che stava parlando, che stava indagando lì, sì. Per vedere se aveva qualcosa di attività. E dalla finestrina di casa ho visto un lingotto di ferro. Un lingotto di ferro. Ok. Ora è più chiaro, però dove cazzo... Dove sono tutti? Ma sono spariti tutti qui. Cosa dovevo fare? Torniamo indietro. Non trovo se... Ma dove, perché Carlo sparisce? Signor Ben. Signor Ben. Come non scondo mi hai fatto? Almeno si... Cioè, ah, eccolo Ben, no. Eccolo Ben. Ben. E Ben, dici. Abbiamo avuto notizie per l'omicidio. Abbiamo altre prove. Vieni con noi. Mi serve lo scudo, aspa. Ah, fatti fare lo scudo. Ah, scudo. Dammi 15. Non ne ho la più pallida idea. Aspetta. Sindaco, una domanda. Ci sei, sindaco? È morto il sindaco. È là in fondo. Ci sono. Ah, una domanda. Ma, ad esempio, i poliziotti e cose del genere, quanto prendono di stipendio? 50. Per avere un... 40, diciamo. 50, da breve aumentano 60. No, tu prendi 40 perché ti pago io già le tasse tue. Sono 40 alla fine. Vabbè, sì. Ok, vabbè, facciamo. Però adesso vengono aumentati i stipendi. Vabbè, comunque vieni, signor, andiamo. Aspetta, vieni qua. Ok, andiamo. L'ho già fatta. Ma dov'è il signore Imp? Lo devo pagare, dov'è? Me l'ha date e basta. Non so dove sia. Vai, vai, ci sono, sindaco, andiamo. Fabbro. Devo pagare, Fabbro, tieni. Tocca di... Ah, grazie. 30. Sindaco, ci sono. Guarda, cazzo, sindaco. Un attimo solo, ragazzi, scusate. Andiamo, dai. A me. Venghi. Allora, che cosa è successo? C'è un sospetto di omicidio, però non si sa. È sparito il signor Ryuji, il capo polizia. Non si sa che sia successo. Ryuji ci sale, basta. Ryuji è Scogna. Ah, Scogna? Ah, ok. Vabbè, oh, school, Scogna, ma che è Ryuji? Nati, leggi la chat di Carmelo, ti ha chiesto una cosa a te. Ma come stiamo andando? Nella vecchia casa di Scogna. Ah, la vecchia, perché si è fatta anche la nuova, giusto? È andato ricco, ma... Vedi la... Messo... Ah, messo sangue. Sangue, guarda qui cosa c'è.
Un lingotto, l'unico spada. Che può fare il lingotto è il fabbro. E infatti io e Sora. I sospetti sono aumentati, ragazzi, andiamo, vieni a arrestare sì, un attimo. Io e Sora comunque stavamo chiedendo a Daniele se magari lui sapesse qualcosa, però non ci ha fatto sapere niente. Cioè, intanto, dice di no. Intanto prendiamolo e vediamo cosa fanno. Di Daniele. Sì. Ciao, abbiamo già parlato con Daniele, sindaco. Ma il sospetto è aumentato. È impossibile che il signor c'è un assassino a piede libero. Qualcuno dice che è stato che è stato il signor ancora... Felipe comunque. Il corpo ancora non è stato trovato. Il signor Felipe oggi non c'è, quindi è impossibile. Però effettivamente manca il signor Felipe e manca il capo poliziotto. Manca tutti e due, infatti quello stavo dicendo. Non è che l'ha ammazzati entrambi? No, non è che l'ha ucciso lui ed è scappato Felipe? Questo sto dicendo, non infatti. Credo. Beh, però per aspetta, però aspetta, aspetta, però aspetta. Felipe però non avrebbe messo. Oh, attenzione! Sto bastardo. Io l'ho guardato. Ero troppo preso dall'RP, non me l'ho detto proprio. Allora, che fatto? Allora, può essere stato, sai cosa? Ha ragione però Gilberto, il lingotto di ferro è stato messo adesso. Oh, so bene, ora Gilberto. Andiamo no, parlavo del signor Gilberto. Andiamo a prendere Yotto, andiamo, veloce. Andiamo a prendere Simon. L'ha fatto apposta per incastrare. Ma il fatto che sì, voleva incastrare, voleva incastrare un'altra persona. Oggi non mi convince molto. Voleva incastrare il signor infatti, il signor Felipe. Dov'è Yotto? Cerchiamolo. Oh, non c'era o non abbiamo guardato bene. O non c'era o non abbiamo guardato bene. Ah, ma ecco il capo poliziotto, è vivo. Oh, è vivo il capo poliziotto. Capo poliziotto, certo. Allora forse è molto Felipe. Oh, il suo capo poliziotto è diventato da... Che è diventato? Un ingegnere. Allora forse è morto Felipe. È diventato femmina. Non vorrei parlare in questo momento. Che fa? L'hai presa a culo? È diventato femmina. Ah, comunque è una bella notizia per te. Una bella femmina. Vuoi sapere una bella notizia per te? Nuovi poliziotti. Abbiamo preso lei. Signor sindaco, però Yotto è a piede libero. È vero questo, ma comunque... Vado a prendere io. Cerchiamo Yotto. Canzone. Comunque se vieni alla tua casa vecchia hanno scenato il tuo crimine, il tuo assassino. Mi dica. Puoi venire come un secondo? Andiamo, cerchiamolo intanto. Cerchiamolo. Però aspetti, prima dobbiamo andare a cercare il... Andiamo. Eccolo! Cosa? Eccolo! Fermati. Sì. Alla caserma. Ci segua. Venga anche lei, signor capo poliziotto, ci deve raccontare tutto. Oh, io la si vede. Sto bene. Che fine giù. Bellissimo, sei il migliore in questo server, ci volevi proprio tu. Allora, cosa è successo, ragazzi? Allora, abbiamo trovato che hai messo tu il lingotto di ferro dentro la casa. E solo tu puoi fare lingotti, signor Fabbro. Ci devi dire qualcosa? Perché è andata nella casa vecchia del poliziotto e il capo polizia è sparito per un po'. E tu sei andato nella sua casa a fare a inscenare il suo crimine, la sua assassina. A chi volevi incastrare? Io non ho fatto niente, non dovevi spiegare, io non ho fatto niente. Ti dica la verità. Non ho fatto niente, lo giuro. Non ho fatto niente, non è un assassino. Attenzione, non ho fatto niente. È un assassino. È un assassino, sì, è un assassino. Ma sei qua è vivo il capo poliziotto. Ha ucciso qualcun altro. Non c'è fan, dai. Ma non ho fatto niente, ragazzi. Allora, il fantasma del poliziotto. Ucciso una persona, o forse ha provato a assassinarlo. Io non ci sono più. Ma perché è scenato? Almeno dici perché è inscenato questa scena. Ma non ho fatto niente, lo sto giurando. Perché poi devo uccidere il capo poliziotto se mettevo in rischio la mia carriera? Signor sindaco. Non c'è nessuna carica, ma sia zitto. Ci sono i poliziotti tranquilli. Io non ci credo. Le darei un po' di. Allora, vieni con noi, vieni, signor. Allora, vediamo se ti rinfreschi le idee. Vieni con noi. Vediamo se ti rinfreschi le idee.
Venite. O via Barroi. Vieni se te rinfreschi le idee, vieni con noi, vieni. Ma nella prigione no, ti prego. Sì. Rinfreschiamo un po' la testa, vediamo se dici la verità adesso. Sali. Il secondo. Sì, già conosce la strada benissimo. Sì, sono già venuto qua dentro. Ok, quella a destra? Va bene, va bene. Ah, la cella, aspetta. Scegli la cella, sinistra o destra? Oh, vai, entra. Ok, perfetto. Ma se vuoi uscire da qua dentro ci devi dire la verità. No, ti uccidiamo, mi sa. Allora, io non ho fatto niente. In quanto è sta cella? Oh, è enorme. Io so solo che ci sta problemi nella... fatemi uscire da qua, porca miseria. Esca. Oh, fate parlare un attimo il criminale. Perché dovevo uccidere una persona? Vabbè, non è morto. Ci dica qualcosa, capo polizia. Cosa è successo? Perché è sparito all'improvviso? Allora, io di preciso non so che è stato, però so soltanto che mi è arrivata una botta dietro la testa e non ho più visto nulla. Quindi ha cercato di ammazzarlo, ma non possiamo, non abbiamo prove che sia stato lui. Infatti non abbiamo prove concrete. Se io lo lascerei dentro comunque, se testimone non ha, infatti lui dice che non sa niente. Io è il più indicato al momento, non lo credo molto. Allora signor Ben, me l'hai detto, signor sindaco, perché chi poteva mettere lingotti qui in terra? Lui, nessuno. Sindaco, ma che cosa ci fa una testa qui? Aspetta. Ci sono due persone che l'avrebbero potuto fare. Anche minatori, eh? E ce ne sono due. Tre in realtà in questo villaggio. Ma i minatori sono... Però sono appena arrivati. Ai nuovi poliziotti, può darsi. No, i poliziotti nuovi, impossibile. Sono poveri come la merda. Esci da qua dentro, dai. I minatori erano appena... Ma come lo libro così, signor sindaco? Ma non è stato lui, non lo sappiamo, capito? Non il criminale in città. Se nemmeno capo poliziotto si ricorda, non abbiamo prove. Io lo lascerei, sì, Possiamo lasciare libero un... Per sicurezza. Ma non lo sapevo, non puoi. Cosa è successo? È potenziale. Scendi, vai via tu. Ma dov'è il signor... Che cosa è successo? È un potenziale! Ragazzi, come si esce da qui? La moglie del sindaco, la moglie conduce quanto il suo sindaco. Dov'è finito? È qui, è il mio sindaco. Aiuto, si sta avvicinando! Aiuto! Ah, ecco! Mamma, pieno di frecce, mi dicevano. Signor tesoriere. Sì? Venga. Devo raccontare. Le faccio vedere la scena del crimine. Cosa è successo? Non c'è qualcuno? Allora non possiamo dire niente. Zitto. Mi dite un attimo cosa devo scrivere, ragazzi? Mamma mia, che sudata. Hello, mi senti? Hello? Ok, apposta, mi senti apposta. Hai risolto, hai fatto. Vieni con me, vieni. Ma no. Infatti non si capisce mai chi sta parlando con chi. Aspetta un attimo. Ok, lo sapevo che era successo. Prima mi ha intercettato. No, ti prego, non fare quello scherzo dell'altra volta. Ora ritorna qualche minuto. Crashato o crashato? Crashato sì, perché dobbiamo aumentare la RAM. Comunque, vabbè, ti avevo tippato perché così eri già vicino a comune e ti facevamo tutto per un attimo solo. Anche perché non ne so praticamente niente. Lo so, immaginavo che non ti avevano detto niente. Cioè, va bene GTA, va bene tutto, ma qui zero.
non ne trovo neanche il senso, però potrebbe essere carino. Dobbiamo ingrandire, mannaggia la miseria. Stavo pensando di farlo già a sto punto. Ah, ma sì, ho visto che sta avendo il boom il server. Comunque in realtà c'ha senso ed è anche più divertente degli altri. Perché qua un ruolo ha più un significato, nel senso chi fa il contadino è più facile farmare, eccetera. Ah, oh, beh, sì, sì, quello sì. Dà un aiuto, un input in più. Però vabbè, deve anche piacerti, devi saperlo fare. Perché ad esempio noi mo abbiamo, per dirti un esempio, abbiamo fatto un arresto di uno che era sospettato di omicidio, per dirti. Ma nel fatto di allontanarsi dalla città, come funziona? Perché me lo stava di... cioè mi ha detto tipo Salazione, non posso. Ah, i cittadini non possono perché sei dall'interno della città tutti quanti e sei un civile. Invece chi è poliziotto può uscire per le missioni eccetera che vengono assegnate proprio dai cittadini. E i cittadini possono anche partecipare alle avventure con loro, mettendo a rischio però che se perdono le cose perdete tutto voi senza la nostra responsabilità. Quindi nel senso... Ah, okay. E invece se tu per esempio, per farti un esempio giusto stupido, sei un boscaiolo, ok? Ti serve il legno giapponese. Cosa fai? Tu paghi i poliziotti, decidi di pagarli, dici io, vai al comune, dici io voglio questa missione. Il capo polizia scrive tutto e manda i poliziotti. La missione viene compiuta, tu hai pagato e hai avuto il tuo prodotto. In caso di fallimento non solo ti ridiamo i 40 indietro, ma ti diamo anche altri 40 per il danno che ti abbiamo fatto morale. Quindi carino, c'è tutto una cosa. Io sono il sindaco della città, per esempio. E ci sono i partiti politici, ora ci sono solo due partiti politici. E attualmente facciamo le leggi, vengono cambiate le leggi a momento, vengono modificate le cose. Ad esempio, la proposta che abbiamo fatto questa sessione è i stipendi pubblici aumentarli, tipo aumentare la paga dei poliziotti e dei parlamentari. Poi, ovviamente, gli altri si sono costruiti delle attività, stanno facendo attività, chi lavora per gli altri. Per esempio, un ragazzo lavora per un macellaio e lui dice preferisco fare quello all'inizio, oppure qualcuno ha preferito fare il poliziotto, dice io guadagno, poi in futuro mi apro quello che voglio. Perché all'inizio, quando ti apri una cosa all'inizio, ovviamente viene un po' così così. Allora, intanto scusami, che vediamo se server è niente, raga, devo fare kill, mannaggia la puttana. Speriamo che non ci manda troppo indietro. Tanto, non avevo niente io. Sì, sì, lo so che non avevi niente, però più che altro se ci manda quei 10-15 minuti indietro è una palla. Ragazzi, lo so. Sora, ma l'esplorazione è un po'... fatele un po' più tranquille, ragazzi, perché l'esplorazione ammazza la RAM. Sono le esplorazioni che sono pesanti. Mo sicuramente aumentiamo subito, vi aumento subito un giga, ma forse aumento proprio due. Sì, no, raga, ma sta andando benissimo il server. Sinceramente, con tutto il cuore, ho visto che il progetto sta andando bene. Vi giuro, preferisco mettere quei 5-6 euro in più, ma vi do il servizio fatto bene. Avvio in corso, ragazzi. Speriamo che non sia crashato. Cioè, non sia... lo so, ma il legno del Giappone già l'abbiamo preso, fra. Wow, l'abbiamo presa la sessione scorsa. Ti sei dimenticato? Quanto tempo ci vuole? Il server on, potete entrare. Allora, intanto aspetto un attimo prima di entrare. Raga, abbiate pazienza. Ve l'ho detto, a metà domenica avete il server nuovo. Ve lo prometto perché quello che state facendo tutti quanti, anzi ringrazio tutti da prima all'ultimo, anche se ci sono stati dei disagi. Da prima all'ultimo vi ringrazio perché veramente tutti ci state mettendo il cuore. Comunque, Inferno, devi andare nella stanza Minecraft stanza, perché ora saranno buggate le stanze. E poi rifà tutto lui il ricalcolo, non ti preoccupare, non devi fare più niente. Ok. Allora, sto un attimo controllando il server per vedere come va la situazione. Comunque sì, raga, domenica giochiamo con più RAM. Forse prendo direttamente due, ma vediamo un po' i prezzi, eccetera. Io non mi assumo la spada sul tipo di legno. Ok. Attivare tasti permanenti? No. Oddio mio.
E il signor Felipe, lo dico io perché ha già sabotato la casa del signor. Quanto ci ha mandato? Comunque, questa. Basta. Quanto ci hanno mandato indietro? Mi segua. Ma di poco. Andiamo, oh, andiamo, poco, nella... andiamo sulla scena del crimine. Vediamo se si ricorda qualcosa. Vabbè, di poco ci hanno mandato indietro alla fine. Il signor sindaco. Vuole lei 8? Dove sei? Sindaco, volevo portare scuola a vederti, ricordava qualcosa. Ah, lui è Luigi. Dove stai, sindaco? Comunque, guardi, io ho paura di andare anche con quella persona. No, infatti quella persona non verrà. Signor Iotto, per favore, può restare qui, grazie. Non voi. No. No, che io non sono stato, perché sta. Signor sindaco, devo denunciare una cosa molto grave. Mi dica, mi dica. Che è successo? Daniel prima ha detto che se andava in prigione doveva uccidere anche il sindaco. Ma chi? Ah, dove sta sto Daniel? Viva. Viva lo sticchio. Signor sindaco. Oh, the creeper. Mi sta minacciando, mi sta tenendo la testa, aia, aia, aia. Aspetta, raga, sono un attimo. Abbiate pazienza, sono un attimo di pande, ragazzi, perché 4 giga non ce la fa la esplorazione. Allora, signor sindaco e signor Sora. Ha una freccia andiamo... nel culo, però. Che io? Andiamo verso il così si dice? Porco... Tranquillo, Jumper. Ora, ma vai in missione da solo. Signor sindaco, pensavo di fare questa cosa, portare Skull sulla scena del crimine. Sì, così da vedere per confermare, se... sì. Se no. Può rivivere, se rivive i ricordi. Ragazzi, che però sono ricordato una cosa. Ah, ecco, raga, mi ero dimenticato di tornare in Minecraft stanza. Ok, allora, scusa, mi sono tippato che mi ero dimenticato che ti avevo lasciato. Ecco, sì. Vale, dove sei? Il mio pagamento. Allora, ragazzi, dove siete? Vale, siamo qua. Ora te lo dico. Ah, vabbè, dopo glielo diamo il pagamento. Dov'è la cassa comune? Un attimo. Sora. Un secondo, ragazzi. Dov'è la cassa comune? Così dalla roba. Comunque, raga, scusatemi se vi ho interrotto. Guarda cosa in mano. Raga, scusateci se vi ho interrotto l'esplorazione, ma la RAM non ha retto. No, non preoccupare, ma dov'è la cassa dove dobbiamo andare? Butto. Quale roba? Ah, devi venire qua, di qua. Abbiamo un computer comunque. Di qua, di qua. Cioè, signor sindaco, a chi devo vendere i pesci avvelenati? Qual è questa qua di fronte? Aspetta, Nate. Questa? Questa è quella che fa le pozioni. Che mettete in quella di fronte? Quella che fa le pozioni, quindi pizza. Buonasera, signorina. Ma guardi, ho una rosellina per lei. Oh, grazie. Ma perché prendete il legno? Dovete prendere solo gli arboscelli, siete fissati con sto legno. Ma che so, non può stare senza i miei fiorellini. Ah, non serviva il legno. Un abbraccio alla signorina. Comunque ci legge già sera. Un pochino la signora Infe. Non ti lamentare perché abbiamo delle notizie importanti, ragazzi. Ma... eccoci. Valerio, vieni, questa la devi sentire, Vale. Aspetta. Ma no, c'è qualcosa di più importante attualmente. Signor sindaco, io volevo portare Skull sulla scena del crimine. È molto importante. Aspettate, un attimo. Spagna, solo. Sei vivo allora? Sì, è vivo, è vivo. Sì, è qualcosa di tanto importante. Ma dov'è il ragazzo nuovo? Lo hanno pestato, a quanto pare. Ma è FK? Ma non è su di... Infatti, signor Sora, volevo portarlo sulla scena del crimine per vedere se si ricorda di qualcosa. Ah, certo. Vabbè, appena venga, andiamo, signor Skull. Appena ritorna. Venga, signor Sora, anche lei. Vale. Dov'è Yuri? Aspetta, vale, te la dico proprio al volo. Vale, te la dico al volo. Abbiamo trovato due portali dell'Ender. No, del, come? Del Nether. Due portali del Nether. No, che palle. Oh, Yuri, vieni qua, tieni. Guarda, c'ho... Tieni. L'arboscello di quercia scura. Aspetta. Tieni tutta questa roba. Signor Iotto, lei se ne vada, per favore. Devi venire, dai. Okay, no, lei se ne vada. Ti butto il carcere allora, subito. Ce l'ha tutti questi legni, giusto? Senti, Skull, venga, Skull. Madonna, allora, che se si riavvicina, lo buttate in carcere. Apposta? Ciao, uno.
Sì, ma... Venga, venga. Ma questo non ce l'hai, impossibile. Voleva prendere l'arma del delitto. No, no, mi serviva, questo non l'avevo, mi serviva. Mi devi portare tutta questa roba, solo quello benissimo. Vale, essendo che solo questo vale, mi devi portare una ventina di monete, di rame. Vuoi 20, porto 20? Sì, sì. Okay. Essendo meno raro degli altri. Nati, dimmi. Chi lo vende pesci? Questo qua lo devi vendere a pizza quando ritorno, perché lui c'è l'enchanter. Oggi ho venduto solo 10 pesci. Lo so. È in assurdo, qui dicono che vende solo il contadino. Scusa, il macellaio e infatti, pesci vendono come dobbiamo fare? Poi il macellaio ho comprato io tanta carne. Solo tu hai comprato però, capito? L'unico che ho comprato da me è stato Carlo, 10 pesci. Che non so, per esempio lui vive qua, non so perché va laggiù a comprare la roba. Vuol dire che c'ha prezzi convenienti. Io ho 26 patate cotte nel bosco. Vabbè, ma dopo quando finisco vado ovviamente a comprare carne e pesce. Vabbè, il pesce lo tengo ancora. Vabbè, ma comunque sì, vedi che poi le persone comprano. Ma sì, ma Nati, ma tu la sessione scorsa hai venduto un sacco di pesce. Gente, c'è pesce. No, oddio, più me. Comunque la gente ha il cibo. Ma comunque, raga, dovete far conto che... solo io verrò più spesso a comprare voi che dal contadino che è lontano, perché non vi voglio andare laggiù. Solo che il contadino ho già fatto un ordine di 8 stack di grano. Non riesco a capire se il pavimento scotta o se il nostro sindaco è come nella vita reale, non ho capito. Vabbè, comunque, ma dov'è la FK proprio? Morto. Ok. Guarda, Però Panzer la nostra l'idea sì, però andiamo a fare un sai qual è il problema? Il problema che probabilmente è che comunque il cibo del contadino è più veloce, non ci fa niente. Ma dove hai preso una quantità forse un po' più veloce. No, sai che noi siamo più veloci, secondo me. Sindaco! Ma tu le sei venate ma con un casino. Vediamo. Andiamo al massimo. Prima di andare dal minatore, andiamo da prima a portare da mangiare alle cose ancora. Ah, è vero. Ma questo è buono per te, Nadi, forse. Che vado a prenderlo. No, sindaco. Che hai detto, Nadi? Non ho capito. Vedi a terra cosa ho trovato? Oh, sindaco. Queste le devi vendere al tipo. Si sono duplicate le cose. Come si sono duplicate le cose? Io avevo uno stack e 10. Ho aperto la cesta, avevo 2 stacchetti. Dai, se lo da mangiare. No, a me magari si è duplicata anche a me la roba. Solo a te si è duplicata. Sì. Comunque, ciao, Infe, eccoti qua finalmente. Allora, venga con me che ti faccio... La prima cosa che si fa è la registrazione dei documenti. Di solito lo fa il tesoriere, ma sindaco. Non c'è. Uè. Dammi i soldi. Ok. Ok. Oh, ah, 13, ma lei ha fatto un bocchino prima. No, aspetta. Sì, allora. quando era fermo, l'ho fatto un bocchino, le è piaciuto. Ma di socio. Nati, ma hai venduto? Hai fatto 57 monete, faccio un cazzo. No, ho venduto solo a Carlo oggi. Sì. Ma 57 non so poco. Andiamo, Infa, vieni. Dire nulla. Altro grano. Venga. Gentilissimo. E invece l'amico costruttore dov'è? Aspetta, andiamo in periferia. Ora il sindaco? Scusate, ho del lavoro da fare perché tesoro non sindaco. C'è. Sindaco? Mi dica. Il signor Scogni è pronto, l'aspetta sul luogo del delitto. Ok, un attimo che faccio i documenti al signorino. Allora, signor Infe, intanto questa era adesso lei cittadina della città, quindi qua ci saranno i suoi documenti, che si occuperà del tesoriere. Documenti Infe. Allora, intanto si è registrato e ci sono i tuoi documenti. Ora ti devo dare i sussidi minimi che la città fornisce ai poveri. Dove sei? Ecco. Questa è la moneta. Facciamo il rame. Ogni uno di quello vale una moneta praticamente. E non so se cosa ti hanno spiegato gli altri due. Niente proprio? Niente. Ok, allora. Qua si dividono... Vabbè. Tu hai detto che hai giocato GTRP, quindi più o meno hai capito un po' la base di tutto. Ci sono i ruoli, il lavoro, vieni pagato, eccetera, eccetera, eccetera. Puoi aprire tu un'attività, puoi fare tutto... Hai la libertà, diciamo, da persona vera, ok? Praticamente, tu attualmente o ti cerchi un lavoro, o puoi fare anche un lavoro pubblico, ma attualmente già abbiamo preso 2 poliziotti. Oppure addirittura ti puoi già aprire un'attività tua. Solo che con 30 monete non credo che ce la fai a aprirne una proprio subito. Se ti interessano sapere i lavori, sono tutti nel RP regolamento.
lì ci sono tutti i lavori disponibili, chi lavoro fa, eccetera eccetera. Se vuole, deve scegliere lei cosa vuole fare. Se vuole partire dal basso, nel senso che vuole un'attività, scusami, lavorare per qualcuno, lo può fare. Se no, si apre subito un'attività. Però all'inizio sarà un po' difficile. In caso puoi anche fare il prestito, in realtà. La decisione è un po' complessa. Perché so, una, che c'è la tua attività è già un po' più... magari un po' più giusta, però... Sì, vabbè, se vuoi scegliere, perché giustamente ti hanno fatto entrare senza spiegarti un cazzo e... Esatto. Immagino che sei un po' confuso in questo momento. E allora, se vuoi, aspetta, vediamo un attimo... Se vieni con me, vediamo se qualcuno cerca personale al lavoro. In caso puoi aiutare. Allora, ciao Sora. Mi dica, Sora. Venga. Ok, mi dammi due minuti e ci sono. Dammi due minuti e ci sono. Asdrubale. Dica. Se conosci qualcuno da prendere che assume anche lui, perché lui vorrebbe iniziare, perché essendo che non gli hanno spiegato molto il server gli altri due ragazzi nuovi, vorrebbe fare un lavoro momentaneo. Tu conosci qualcuno che lo fa? Perché? Ti posso dire solamente o il falegname o il contadino. Allora, vediamo il contadino. Il mio poliziotto, come si chiama? Il contadino non c'è. Dov'è il contadino? Dai, povero contadino. Cos'è successo? Siete poveri, dai, che state dicendo? Ma dove sono gli 8 stack di grano, comunque? Ma se sto vendendo tutto a panze, cosa vuole? Ma basta vendere a panze, Gesù Cristo, hai fatto un ordine. Ma che cosa è successo, signor sindaco? Comunque lui, sto ragazzo... Signor sindaco! Il sindaco ce l'abbiamo... Uè, un attimo, panzer, ragazzi, panzer, un attimo. A me non avete interrogato, che cosa è successo? Allora, lui vuole, è nuovo, vorrebbe avere un lavoro iniziale, non vuole aprire subito un'attività. Qualcuno ha bisogno di una mano e può prenderselo al lavoro? Per ora no. Aspetta, chiedo al capo poliziotto. Ti servono altri poliziotti? Penso che siamo già tanti. Magari quanti solo siamo? Qualcuno dovrebbe lavorare. In realtà aspetta, fate parlare a me. Scusa, voi siete quattro poliziotti. Lui, ricordatevi che è aggiuntivo. Ok, lui è aggiuntivo, però è sempre poliziotto, vuole... però ma lo posso licenziare lui? Allora il signor Sora comunque è sempre utile, dai. Se vuole essere un poliziotto, il signor Sora è ben accetto. Vabbè, io certo, ovvio. Ok, quindi rimane poliziotto. Quindi ti servono altri, devo sapere, perché lui cerca lavoro. Quanti poliziotti abbiamo? Siete con Sora 5. Abbiamo più poliziotti. Però se ne prendiamo un altro possiamo fare tre spedizioni. Abbiamo più poliziotti che cittadini. Infatti. Abbiamo, capito. Per le spedizioni? Così che allora, in caso si potrebbero dividere, se siamo 6 li possiamo dividere 3-3. Esatto. Qualcuno dovrebbe stare nel calcio, qualcuno nella stazione. Ah, è vero, effettivamente il qualcuno nella stazione. Qualcuno nella stazione, non c'è mai uno nella stazione, come... ragazzi, vero? Non è mai esatto. Ragazzi, qualcuno fisso nella stazione deve poi stare. Poi la sera, un'altra cosa, devi aggiungere. Allora, Scogna, vieni qua un attimo, parliamo. Adesso che hai un corpo forte, Infe, quindi vorresti fare il poliziotto, che abbiamo bisogno di braccia qui? Lo stipendio è abbastanza buono, eh? Sì. Allora, Scogna, vieni qua, parliamo un attimo di ronde. Devi organizzare ronde, devi farli girare. La notte c'è bisogno di protezione al centro, non possiamo stare scoperti. Nella stazione di polizia c'è bisogno che ci sia sempre una persona fissa. Quindi, vabbè, fissa no. Fate a turni con una persona a fissa. A turni, chi non va... Allora un attimo, venga signorino, che le fermo i documenti. E mi sa che ci dobbiamo fare altre armature. Come possiamo fare? Sindaco, un secondo. Kull si è ricordato qualcosa del un evento suo molto... Un attimo solo, aspettate. La miseria. Due secondi, ragazzi. Dove possiamo fare altre le... Il secondo recinto, il terzo recinto, dici? C'è il terzo e il quarto. Che cazzo ho fatto? Porca madosca. Ok. Ok, fatti. Sto arrivando. Allora. Ok, ufficialmente è un poliziotto lui. Ci sono attrezzature all'interno della stazione, spero di sì. Ci dovrebbero. Perché i minatori non so se hanno fatto ferro. È quello che mi blocca. Eccomi, che succede, ragazzi? No, sì. Ci sono dei nuovi poliziotti in città, tutto questo. Ok. Vediamo se ci sono altre armature. Ci sta il terzo. Siamo vuote, vero? Usate.
usate. A livello di armatura ci sono, ora. Usate. No, ma le faccio fare, aspetta, parlo con... Aspetti, aspetti che il... che per ora... Aspetti che il signor Skull deve dire delle cose. Ma dov'è Simon? Allora, venga, venga. Meglio, ok, andiamo prima venga a fare sta roba, andiamo a fare prima sta cosa, sì. Le do prego, queste... Lo scudo l'ho pagato 15, un po' troppo. Ah, secondo me è giusto, è anche poco. Meglio di nulla. Venga, signor Sindaco, io guadagno 40. Io scudo, racconti quello che ha raccontato a noi, venga. Ok, però non voglio... Qualcuno vuole pesce? Ok, vai, racconti. Quanto viene il pesce? Quanto viene il pesce? Quanto costa il pesce? Madonna, io... Andiamo alla casa tua, vieni Spagna. 5 pezzi, 3 monete? Andiamo. È cotto? Sempre mezza manica. Cotto quanto costa? Buongiorno pescheria! Cotto quanto costa? Non lo so dire perché io non ho il potere di cuocerlo. No? È stato bellissimo. Cavolo. Quello le deve dire una cosa importantissima. Siamo... Guarda il pesce, incredibile. Hai già una pescheria. Siamo a casa mia. Ma come faccio a cuocere il pesce? No, te lo devi vendere crudo, che sei un pescheria. Mica sono formato. Mi hanno chiesto cotto quanto costa. Ah, quanto costa? Cuocilo in casa. Ah, voglio, ti prendi pure i soldi. Entrate, veloci. Veloci, veloci. Dai, fatemi sentire sta storia, dai. Ok, allora, io mi ricordo che io stavo qua tutto bello, contento, stavo cuocendo il mio pesce, sai, io ogni tanto faccio acquisti di pesce, quindi lo stavo cuocendo, poi una certa, boom, una potentessa, mi sono un attimo girato, ci sono due persone, ok? Due persone, sì, però io mi ricordo una in particolare, perché c'aveva, come dire, delle somiglianze con degli... Un uccello, un così, qualcosa di simile a un uccello. Cioè io con questo mi ricordo. Signor Sindaco. Quindi abbiamo capito chi è stato. Giotto. Ha la forma di un uccello. Ma non possiamo arrestare Giotto, ragazzi. Perché dobbiamo, siamo senza perché armature, no? Ci serve uno che ce le porta. Vabbè, in caso di... Le creeremo noi. Signor Sindaco, signor lui Sindaco. Lui merita il carcere, andiamo. Si può prendere l'armatura che adesso. Anche questo è bello. No, raga, ci serve, dai. No, signor Sindaco, come fa a dire? Come fa a dire che lo mettiamo? C'è tutte le prove. Ho capito, però stiamo parlando di quello fondamentale. Hai una testimonianza di uno che è successo un altro uomo. Aiuto. Allora andiamo intanto. No, dai, non punirlo. Allora io direi facciamoci fare prima le armature e poi... Esatto. Va bene, non digli niente, fagli fare le armature. Sono d'accordo. Accetto. Dov'è il pollo? Signorina. Simon. A qua fino in fondo. Simon. Sono... Ho tantissimo lavoro. Mi devi forgiare due armature. Cosa? In casa sua. Mi devi forgiare due armature. Oh, bello, allora. Ragazzi, scappate. Sei un po' povero. Torniamo a casa. Attenzione. Povero. C'è Carlo, che succede? Ma questi sono i minerali che hai, scusami. Sora, vai dall'altra parte. Due armature mi servono. Fammi sapere il prezzo. Sindaco. Anche spade. Vuole altri armi? No, quelle vanno... Ce l'abbiamo per ora. No, scusa. Aspetta, ragazzi, fate attenzione. Ah, vedi che Sora vuole gli archi. Aspetta, Sora, io dovrei avere gli archi. No, non mi servono gli archi. Ma nemmeno a noi. Oh, fate attenzione. Signor Sindaco, dove posso cuocere la carne? A casa mia, venga, mannaggia puttana. Andiamo. Che dici, Spagna? Comunque organizzatevi le ronde, ragazzi, uccidete mostri. Signor qualcosa. Sindaco, visto che abbiamo risolto per quanto riguarda le armature a quanto pare... Non posso! Dammi il pesce, te lo cuoci. Non ho il pesce o altro. Uno dall'altra parte, uno dall'altra parte. Vediamo di riuscire. Dammi il pesce. Che state facendo? Sora! Grazie. Resta qui. Dov'è il sindaco? Ma mi dica, raga, mi state insalanendo a pucciacca. Abbiamo risolto per l'armatura. Signor sindaco! Ho fatto la richiesta. E ci occupiamo della seconda faccenda. Ah sì, Simon, quando finisci le armature sei in arresto per attentato omicidio. Hai... Ok. Simon. Che cazzo la fa? Sono colpa di che cazzo di dire? A che? Ma dopo che hai finito di lavorare, sappi che ti arresto. Ha finito, ragazzi. Ha
È molto Affluzio! Bello come cosa. Ha perso di merda. Allora, signor Giotto, prima che ti arrestiamo, il signor capo polizia, lui ha confermato che ha riconosciuto il viso di uno che assomiglia a un pollo. Lei ha qualcosa da dire? Ma io sono un pollo! Ah, quindi appunto! Lo quindi è stato lei? Conferma che è stato lei? Ah, non sono stato io, l'ho giusto! È stato lei, è stato! Ah, io ho le mani no, le mani no, le mani no, le mani no. Le mani no, ma la spada sì però. Allora. In galera, forza. Dai, galera. Fatti 10 minuti di galera e ti perdoni. Gatta voi, voi. 10 minuti. Aspetta, fammi sentire il prezzo, fatemi sentire il prezzo, quanto? Quanto vuole finire anche lei? Quanto? Madonna santa, quanto? Okay. 178 178 di rame. Facciamo 150, sennò ti salve, sì, mi il sindaco mi ha chiuso qui dentro. Puoi aprirmi la porta? 178 di rame. Dove stai? Signor sindaco, io farei gratuitamente e forse ti faccio solo 10 minuti. 150 150 e cosa? Dove stai? Va bene, allora facciamo 5 minuti di prigione per e 150 di rame. 5 e 10 almeno, signor sindaco. No, ci ha fatto lo sconto sui materiali, ragazzi. Siete scemi. La vita costa di più dei materiali. Almeno 10 minuti di gas. Allora, dov'è la sirena? Dov'è la sirena? Non sento la sirena per l'arresto. Esci da qua fuori, esci. Esci da qua. Via, via, alla prigione, via. Non ho sentito più niente. Via, sopra, sopra, ragazzi, sopra. Arrivati, siamo arrivati. Aiuto! Ah, già conosciuto la strada? È ovvio, stavo 10 volte. Minchia! È stato 10 volte! 5 minuti, ragazzi, a 17 può uscire. A 17 allora. Può uscire. Vecchia. Allora, poliziotti vicino a me. Io torno al lavoro, ragazzi, andiamo. Signor sindaco, vuole venduti altri archi. Allora, sì, dai. Allora, il prossimo civile che lo trovo in carcere, lo arresto. No, sei cattivo. Lo dico ora. Cattivo, poliziotto. Aspetta, porta le armature nella stazione, aspetta. Ma manco le visite si possono fare. Ragazzi, puoi andare, oh. Non c'è cesso. No, sono qua. Ora mi bilda un cesso. Venga, venga, venga. Allora, che cosa vuole lei? Ma non è un problema. Lui è il cesso, almeno. Il cesso? Lei vuole un cesso? Che ci fa? La piccola la testa nel cesso. Sto pensando al sindaco. Questo, cioè, lei vuole un cesso? Che è una prigione senza bagno. Un secondo, entro un secondo. Levate. Ci ne abbiamo. Cosa vuole? Prego, prego. Dammi due archi. Un cesso? No, aspetta, sì, cosa vuole? Soldi. Ne ho quattro, fra. Ma che raga, fate uscire, mi sono sbagliato. Sì. Te do 20 monete. Non gli ha saltato sì. L'armatura. Sindaco. Posso dire una cosa veloce? Aiuto, no, ci aiuto. Aspetta, allontaniamo, ci stanno pure delle pazze. Vai, stuprato, stuprato, vai. No. Lei vuole. Dove sta andando? A sdrubale, però. E se ho passato il pagamento, si deve togliere i coglioni. Tolga l'armatura. Sono. Aspettate. Grazie mille. Quello lì è il suo chef. Dimmi, a sdrubale. A sdrubale. A sdrubale. L'armatura la confischiamo. Vabbè, andiamo a casa tua. Via. Uscite la donna, dai. Ti avevo un po' troppo. È nato il minimo questa, purtroppo. Cosa sto sentendo? Sentendo? Vabbè, io sinceramente lo ucciderei, sì. Tengo 30 sulla... Allora, comunque, se sussurriamo, stiamo sussurrando, non stiamo parlando ad alta voce, grazie. Ah, no, prigione, ci ma senta, chi ne è qui giù quelli okay. Della prigione, Dio Can? Allora, dimmi. Era sì. Praticamente volevo dei cartelli per... Ma questo l'hai pagato a tesoriere, vero? L'hai pagato a tesoriere? Oh, ho fatto una domanda. A sdrubale? Oh, mi senti? No, mo ti sento, dimmi. Ma questo è pagato, no? Tutto. E cosa? Hai pagato tutto, no? No, ti sto dicendo, non mi hai sentito. Adesso devo andare.
i cartelli li date voi per le proprietà? Non ce l'abbiamo più, è quello il problema. Vabbè, ma falli, che ci metti? Un po' di legno. No, devo andare a comprare perché non c'è lì. No, non c'è jumper, lo puoi fare. Ah, non c'è legno, ok. Ok, vabbè, andiamo, raga. La piratessa. Aspetta, vieni qua un attimo, Nale. Martino. Gancio, guarda. È un dildo. Vabbè, vado a posare la roba. Mi piace la zucchina. Ah, 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 anche ti sento come... birichina, birichina. Ma i minatori stanno portando mancano tanto ferro, mancano solamente delle staccionate e delle cose. Minatori, allora, veloci, dovete lavorare, serve ferro, portate ferro e grezzo, tanto non dovete portare. Io non faccio, io faccio il bascaiolo, io sei. Allora, al ragazzo vicino a te. Io faccio le seghe, fra. Va bene. Ho un pirata. Quanto è il server di RAM? Ah, si è mantenuto giusto. La mia armatura. Facciamo uscire, dai. Non lo so, è confiscata, gliela dobbiamo ridare. Si dovrebbe pagare una multa, una penale. Ma l'armatura ce la teniamo ma, noi. Ma che multa devi pagare, ragazzi, che questo è RP? Cosa? No, no, dico, ho chiesto al sindaco, io ho detto, vale. Ma questo è RP, che multa devi pagare, mica ha fatto l'illecito. No, fermo, può dimmi. Entrare il resto. No, adesso, allora. Vieni qua. Vieni qua, allora. Comunque, ragazzi, oh, dove sono tutti gli altri poliziotti? Avete fatto le missioni di ronda, eccetera. Questo sarebbe RP, lui... Cioè, vabbè. Ma chi ti... Corpo? E faccio lo provo, mi raccomando, capito? Vedi questa ascia? Questo uccide forse. No, scusa, lascia stare. Mi dai una patata, mi dai una patata. Anche lo scudo, le scarpe. Le scarpe, ti ho dato tutto. No, le scarpe. Ah, è diciamo che è sindaco, mi sento molto leggero. Sì. Ah, comunque dobbiamo fare una cosa per voi, venite, vi faccio un regalo da casa. Sindaco, mi devi pagare, sindaco, mi devi pagare. Che ti devo pagare? Dobbiamo anche pagare poi, io voglio... Per stacco il 22, perché gli ho fatto l'armatura e non mi ha dato i soldi. Sì che te l'ho dato. Ah, gli ho dati. E dato credo che... Vabbè, non gli ho dato niente. Gratis. Appunto, dai, gancia i soldi. Aspetta, ma te li do, no? Oh raga, questo è un regalo da parte mia. Ecco il forno, qua vi cucinate la carne, gentilmente. Vendo io. Sindaco. Ma è arrivato il nostro forno. Potrebbe aggiungere il mio nome. Ma lo faccio un attimo. Oh, andate subito a visto il regalo. Ma la mettiamo, capo, questo forno. Cosa? Dovo aggiungere cosa? Cosa? No, ma è quello. Ragazzi, comunque c'è bisogno di qualcuno che sta qui, comunque. Ok, ora lo faccio, mamma mia. No, se no qua entra ogni volta un casino. Allora, come? Fatto bene. Sì. Ragazzi, c'è bisogno di qualcuno che lavorino comune, è giusto per dire. Perché non c'è nessuno quasi. Brava. Taratatatara. Devo pagare, sai mo. Ma 150, porca dio. Venga. Allora, 64 64 fa 128, 130, 140. Florian, che succede? No, Yotto è andato in prigione. Ah, è uscito. Vieni qua, vieni. Fra, devi farmare tanto ferro grezzo, eh. Adesso voglio vedere che hai le casse con 3-4 stack di ferro. Gravit per... Aspetta, mi serve il falegname. Non è per tutti i server. Lui, io vado dal falegname a prendere. Però, se vuoi giocare a un server che partecipo anche io, puoi fare punto esclamativo tipo Minecraft. È un gioco, è un server in cui mi sponsorizza. Che si chiama Elite Sky. Che lì è carina la modalità. Puoi provarla. Questo è un server privato. Oran. Giusto. Ciao. Sì, sì. È comune, qua nessuno lavora. È comune. Ma dov'è il tesoriere?
che belle le strade, guarda. Finalmente. Raga, siete contenti per le strade che stiamo facendo anche per voi? Dite che non vi pensiamo mai? Ma io non l'ho mai detto. Guardate, vi piace. Ma se avete votato contro di me, bastardi. Non è vero. Ma lei come fa a sapere contro di me? Perché uno che di loro che vi ha votato, cioè, me l'ha detto. Ah, spione, arrestiamolo subito. Che bello, vedi, che bello. Stiamo migliorando. Purtroppo abbiamo dovuto mettere queste strade di legno perché... Uno per i fondi, due perché comunque mi sembrava più bello farlo così nelle zone... Comunque fra, ho fatto meglio il ponte io che quello che c'è al centro città, comunque. Quale ponte hai fatto tu? Questo qua, fra, cioè, porca troia, è fatto troppo bene, nel senso. Guarda, che bello. Ma è un cioè... due legni messi insieme. Vabbè, fra, dai, è semplice, dai. Dai, vaglio però, chi è che ha fatto sta merda, Gesù Cristo? Cosa? Boh, qua c'è stato Jumper. Ma chi poteva essere? Mamma mia. Sistemare due secondi, non ci volevo neanche. Mamma mia, ragazzi. Ok, anche guardate. So. Andiamo come stanno venendo, dai. Sono curioso. Ciao, Asdrubale. Fra, guarda, il nuovo legno, ti piace? È rosa. No, mi interessa. Che bello. Dai, hai visto le strade della sì, periferia? Sto vedendo. Vedi? È tutto in mezzo alla natura. Dobbiamo solo adesso fare lampioni. Niente Elite stasera? No, stasera no, perché sono in questo server fino a mezzanotte. Domani Elite lo porto. Allora, qui abbiamo fatto un po' di miglioramenti. Qua inizia la strada in città. Ok, mi piace come è venuto. Dov'è Jumper? Voglio fargli i complimenti per l'ottimo lavoro che ha fatto. Io ho sempre fame, Gesù Cristo mio. Devo smettere di correre. Ma dov'è il tesoriere comunque? Ma i poliziotti dove sono finiti tutti? Guardi, che stai facendo tu qua dentro? Niente, sto aspettando io che qualcuno mi... Mario. Ah. Ma stai fermando di pesce, ma tu pesca più possibile. È là ancora sì, dentro. Hai fatto bene. Vabbè. Raga, Pietro, ho visto le strade, complimenti. Grazie. Ha visto come sono? Ho fatto la litorale, ha visto strade di litorale? Oh, sindaco! Secondo cosa? Aspetta un attimo, Pietro, un attimo solo. Mi dica. Ricordo, oh. Il prossimo progetto, le luci per la città e per la periferia, ok? Ok, allora... Poi. Mi dica, signor Ben. Allora, io c'ho del materiale, tipo... Raga, se volete comprare pesce, casa. Venite qua, c'è pesce fresco per tutti. Ho vado per caso... Oh, qua, mi guardi però. Allora. Aspetta. Allora, bisogna di una... Ho dei binari alimentato e binario attivatore. Può servire alla... Per ora non serve un cazzo. Che cazzo me ne faccio questa roba? Servatela perché dopo vale. Non buttare. È il mio unico cliente di oggi. Chi è stato il tuo cliente? Il mio unico cliente è stato Gato. Sì? Ma bene, gli piace il pesce per questo. Allora, posso dargli questo? Signor sindaco! Raga, se volete comprare pesce, il pesce è sempre ottimo prezzo. Allora, ottimo prezzo. 5 pezzi, 3 monete. 5 pezzi da me. Oh pesce, stacca, oh pesce! Pesce bello, pesce sindaco. Fresco. Dimmi. Io posso dirlo. Sto aiutando mia moglie nell'attività. Pesce fresco. Ma no, ancora pesce fresco, pesce bello. Sono qua. Ah, figlio romano. Scusi, posso smettere di fare rumore? Io sto cercando di pensare come fare l'illuminazione. La posso smettere? Ma compro un po' di pesce. Ah, me devo ancora pagare. Ah, è vero, ti devo pagare, uccidere. Aspetta. Il cash. Ciruzzo immortale. Allora, signor... Dov'è il tesoriere che facciamo passare la prima legge, visto che ci siamo tutti? Sono qua. Andiamo al comune, parliamo di legge. Oggi abbiamo tre proposte, ragazzi. Oggi faremo tre proposte. Com'è andata? Da domenica invece saranno fatte solo due proposte. Aspetta, prima devo pagare il tizio. Aspettami lì, tesoriere, arriviamo al comune. Comunque, peccato, non si può ridurre il microfono. Sì. Ma Martina è già andata a dormire? Sì. Sono le 11. Ah, è le 11 e mezza. Non ce l'avevo fatto. Alle 11:19 gli ho detto di andare. Di hai fatto bene, a finire. Che surgazziato. Inutilmente. 70. 6 carote. Ma che sei pazzo? Quante? Non lo so, te ne hai fatto 3 di bombina. Cosa fai business a cosa? Hai pagato le tasse? Ha già pagato signore penso di sì, penso.
Dai, che raga, qualcuno deve fare il cartiere, abbiamo messo tanti libri. Allora, la riunione. Le lanterne. Aspetta, abbiamo una riunione, signor Pietro, abbia pazienza. Signor Pietro, guardi qua. Cosa? Scusatemi, sto in riunione. Puh, merda. Dove stanno? No, al ferro. Che no, al ferro. La rivoluzione, no, al ferro. Non viva la rivoluzione, ma che cazzo? Viva la rivoluzione. Sto partito democratico di merda. Hanno fatto solo danni da quando è nato. Viva la destra. Viva la destra. Vincere, vinceremo. Una cosa. Aspetta, Fra, siamo un attimo in riunione, gentilmente. Se volete aspettare fuori, fateci fare riunione. Vediamo l'occasione di ascoltare quello che succederà. Ragazzi, buonasera. Oggi c'è la nuova riunione. Di questa riunione parliamo di 3 proposte di legge. Da domenica, okay, invece cambierà tutto. Un secondo, signor sindaco, un secondo. La destra! Mi dia un secondo, vado a prendere un secondo da bere prima che soffoco. Questo non è un po' bannabile. No. È stato un caso, ragazzi. È tutto un caso. Ti basta di fascisti. Allora, ragazzi, scusate. Parliamo delle proposte delle leggi. Che sono 3 attualmente. La prima legge è sul boscaiolo, che da oggi il boscaiolo è a disposizione una foresta interpellata, ma rispetto agli altri produttori di materia prima il costo è di 30 monete. Perché? Perché il boscaiolo ha letteralmente un bosco enorme rispetto agli altri. Ok, riaccomi. Sì. È un po' ingiusto. Allora, la prima proposta abbiamo fatto il boscaiolo, è una regola speciale per il boscaiolo, essendo che lui ha una foresta intera rispetto agli altri, quindi non è limite. Troppo. Gli altri produttori di materia pagano sempre 10, ma lui pagherà 30 invece, perché comunque ha una proprietà. 30? Sì. Molto... Quanto è grosso? Quanto è grosso il bosco? La foresta che è vicino a casa, quella. Una o due? Una. E quella è una, Quella tutto quella vicino a casa? Allora, gli altri quanto pagano? Gli altri pagano 10. Ok. Quanto spazio hanno gli altri? Ma dipende, puoi anche fare l'attività 100-100, non cambia un cazzo, sempre 10 paghe. Infatti per questo abbiamo messo 30, perché lui non ha la limitazione su questa cosa. Ed è giusto però, perché se mettiamo troppo alto, uno non riesce a pagarlo, perché comunque è un boscaiolo. Okay, prima legge, diciamo, la proposta. La seconda proposta invece è sui stipendi pubblici. I poliziotti prenderanno a posto di 50-60, i parlamentari a posto di 80-90 e il sindaco rimane invariato per ora. Okay. La terza proposta di legge invece: si può assumere personale o fare richiesta per le altre attività senza avere una licenza. Questa è una legge che volevamo aggiungere, visto che ora le persone stanno iniziando a lavorare ed era giusto aggiungerlo. Vaglio, chi è che sta rompendo? Io accetto tutte e 3. Ah, tu accetti tutte e 3, tu invece scogna? Sì, anche io. Tutte e 3, quindi passiamo tutte e 3 fin da subito? Ma sì. Ok, passiamo alla prima legge, che è stipendi pubblici, che è quella più importante. I stipendi pubblici saranno cambiati. Attualmente avranno questo, allora, sussidi, stipendi pubblici, eccoli qua. I stipendi sono migliorati, avvisiamo al popolo di questa proposta. Proposta di legge passata. Poi passiamo alla prossima legge, che si può assumere personale, appunto. Facilitiamo ai player questa cosa. A chi non ha un'attività può permettersi di lavorare senza una licenza. Cos'è, un poliziotto che resta un poliziotto? No, è... Io. Finisce. Ecco, la terza legge, che è quella là che sarà molto scontento il boscaiolo, ma è giustificato. Sì. Signor sindaco, stavo pensando una cosa. Aspetta un attimo, signor. Ok. Un attimo solo, che sto scrivendo sul foglio. Ok, le leggi sono tutte passate. Ultima proposta di legge passata. Signor sindaco, mi ascolta un secondo. Stavo pensando una cosa. Ma lei, levando quei cartelli, non è che adesso si infuriranno ancora peggio? Quali cartelli? E quelli che c'erano prima. Ma che cazzo te ne frega dei repubblicani, bastardi? Ma se poi...
Lo so. Ragazzi, ma di che state parlando? Che sono sti repubblicani? Che cazzo mi sono parlando? Niente, niente. Perciò ho aumentato le forze dell'ordine. Perché qui, ragazzi, ci sarà solo una cosa che farò sentire. Chi ci sarà? Volete sentire? Chi sarà il vero... il vero capo? Sto cazzo. Chi sarà? Chi sarà? Oh, raga, ma chi si parla? Si sta ribellando. Volevamo la NASA, fare... la NASA. Ma stia zitto, ma chi cazzo la crede, signor Daniel, che lei uccide le persone, ma poi? Ha fatto Pull. Bene! Vieni. Oh, chi è stato? Chi è stato? Fini il discorso. Dov'è? Dov'è? Chi è stato? Chi ha detto che ha fatto bene? Oh, oh. Chi è stato? Raga, siete pronti? Tu, in caccia! Oh, io? Stupido! Stupido! Raga, siete pronti? Immediatamente, levata. Prontissimo. Siete pronti? Vada subito, vada, vada. Carla, Carlo, fai sentire questa canzone a tutti, Carlo. Fai sentire questa canzone che ti mando. Questa è la canzone che cosa succederà ai prossimi episodi. Dai, sali. Questo è quello che succede. Per... Dove? No, dove sta? No, su Discord. Tranquillo, Martina. Sì, te l'ho mandato su Discord. Fallo sentire a tutti, così capiranno cosa succederà tra un paio di sessioni. Prima che ritorna Giacomino. Vai. Succede. Aspetta, ragazzi. Siete pronti? A morte la Repubblica! A morte la democrazia! Ragazzi, vai tutti insieme! È il califato, sta arrivando, ragazzi, è il califato! Tutti con i bracci alzati! No, vabbè, sta scherzando. Allora, senti insieme, vai! Sì. Ma è la parte più bella questa leva. Comunque mi dispiace Boscaiolo, ma non è stata una mia idea questa, è stata proprio del partito di Giacomino. Quindi vedi chi hai votato. Come si fa a votare? Ah, no, domenica si vota. No, non me lo fa. Facciamo le vostre in prigione. Mi mette due volte il mio nome. Fare una cosa del genere. Riesco a romperlo, Allora, eccomi tornato, ragazzi. Come va polizia? Il lavoro? Tutto bene? Stai notte? Mi aspetto. Tutto bene, stiamo aspettando. Mi aspetto difese al villaggio, eccetera. Comunque, ragazzi, per le... Allora, vi spiego i nuovi, giustamente, che non lo sapete. Ogni domenica ci sono i due partiti che ci sono le elezioni. Ogni settimana, una volta a settimana. Che la ok. Ognuno fa le proposte e legge. Mi raccomando, pulisca il letto. Comunque, Sora, ma dov'è il capo polizia? Loro... Arriva anche. Mi ha arrestato. Come l'ha arrestato? Che state facendo? Sì, mi ha arrestato. Ha fatto il coglione, ha fatto. No, c'era una motivazione, ha fatto bene. Sindaco il grano. Il grano? Finalmente. I miei poliziotti saranno contenti. Andiamo un attimo in comune. Occhio. Attenzione, ragazzi, polizia, lavorate, uccidete tutti i mostri in zona. Polizia. Polizia. Arriviamo. Voglio 60 di stipendio, ci sono creeper. Dovete vedere lo stipendio, cazzo. Venga, signor contadino. Allora, contadino, quanto mi ha portato? 8 stack. Allora, essendo che l'ordine è in ritardo, potresti anche fare un piccolo sconto, Ma non è colpa mia, lei mi ha detto di far passare gli altri. Va bene, dai. Quanto vuole? Un attimo, ma questa sarebbe la mia polizia, il mio corpo. Vuole 70? Esatto. Ti do 70, dai, 10 perché mi hai fatto aspettare. Vuoi il signor sindaco urgente? No, venga un piano. Ragazzi, basta. Ma che cazzo? Perché mi hai fatto aspettare troppo tempo. Ma dove? Buonanotte, Sara. Ma lei ci fa passare al ragazzo. Mettiamo la cassa forte. Infatti, io lavoro. Mamma mia, sto pagliaccio della periferia. Dai. Sì, ma sto cazzo di roba di range è troppo. Ragazzi, dov'è la mia polizia? Dov'è il mio i miei uomini preferiti? Guardate cosa c'ho per voi. Oh, 8 stack di grano. Allora stanno andando i poliziotti.
Ma che cazzo è che mi ha sparato da laggiù? Ma che cazzo è che spara da lì? No, sindaco, è stato un attentato. Ma sindaco, ma il pane dove sta? Perché abbiamo detto, ah, raga, guardate qua, guardate i stack di grano che c'è in mano. Mamma, venite, dai, venite alla stazione di polizia. Signor sindaco, urgentemente. Cosa? Ma lei è sicuro di questo corpo di polizia? Perché infatti sono un po' strani. Aspetta, adesso le racconto. C'è veramente questo coso? Venga qua, sindaco, indietro, indietro. Dove sta? Qua, qua. C'è veramente questo coso? Li ho trovati tutti a giocarci. Cioè, veramente sono... è un po' grave come cosa. Ma è sicuro di questo corpo di polizia? Vabbè, ma si annoia, sotto noi delle missioni. Comunque, dai, venite che vi do il cibo. Ho capito, ma come dire, non mi sembra un gioco molto... ma che devono fare? Passano il loro tempo. Perché lo fanno di giorno, sti cazzi. Allora, poliziotti. Lo fanno di sera, no. Poliziotti? Sì. Poliziotti? Oh, no! Poliziotti e poi viene il maresciallo, eh. Signoriotto. Ok, è un poliziotto, è un poliziotto, è un poliziotto. Perché c'è una fornace qui al centro della stanza? È la vostra fornace per mangiare. Ah, un regalo del sindaco. Esca subito. Aio, no, 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 tranquillo. Oh, ma perché fai sempre bordello? Allora, raga, qua c'è il cibo, te lo metto qua, scogna. A uno, se gli vuoi dare tu il pane, che vedi? Ti ho portato tutto questo cibo. Mi raccomando, fallo durare più di una sessione, abbiamo speso un casino. Per tutta sta roba. Okay. Quanti poliziotti siamo? È quelli che vedi. Un po' tardi. Uno, due, tre, quattro. Vabbè, Sora manca, quindi meglio. Tu che cazzo stai facendo? Ma tu stai prendendo il ferro, stai cucinando il ferro? Però fa la fame, mi sa. Tu devi produrre tanto ferro che ci serve. Ma nessuno ha la richiesta, quindi no, non posso farmi niente. Serve lagga, signore! Come lagga? No, 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 no. No, 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 no. Mi sono tutti laggare, una fattina di secondi. Vabbè, comunque ditemi cosa vi serve voi che vi state qui. Stavo cercando qualcuno, sembra che qualcuno aveva bisogno di legno rosa. Legno rosa, io l'ho no, il problema è che Martina ha finito lì adesso la casa, vede? Ora, domenica, credo, domenica, non so se inizia la mia. No, deve fare l'attività di forse di prima sua e poi la casa mia. Bisogna per forza... Okay. Perché non so quanto, forse mi sembra legnale. Vabbè, però, almeno oh, fammi vedere la casa di... Oh, bellissima la casa. Bella Martina, casa. Martina, vieni un attimo qua. Di qua. Non c'è Martina. Intanto entriamo da qua. Ah, aiuto! Gli occhiali. So io. Come va con il contadino nuovo? Tutto bene? Come si trova la nuova città? Come si sente? A suo agio? Signora Cava? Ciao, signor Cava. Ciao, Mary. Devo ripetere? Panzer, tu mi senti? Sì, ora sì, ti sentiamo. Ora dobbiamo dire, dobbiamo praticamente pagare questo terreno qua e se ne va. Ma mi senti o no? Ah, sì, ti sento, ma non stai parlando con me. Non stavo parlando con te. E quando hai fatto? Sono 1, 2, no, tre. No, è uguale a questo, in 10x10. Quindi ci devi dare 40 più la 40. Nella zona industriale. Ok, e poi siamo diventati soci, capito che intendo? Qual è la licenza, vuole? Sì, praticamente sì. Allora venite al comune direttamente, dai, facciamo tutte queste cose. Sì, cioè, prima casa tua, ma se manca le materie posso fare prima l'attività del fabbro. No, no, fai prima l'attività del fabbro se vuoi fare quella. La mia non è urgente, Martina. Quando hai finito tutti i lavori, che io posso dire, Martina, prenditi il tempo mio, allora sì. Se hai i lavori, fai prima gli altri e poi fai il mio. Che io poi mi organizzo in questi giorni per tutti i materiali. Allora, signor sindaco, questo è il suo ufficio. Un attimo solo che sto facendo qui. Il libro ce l'ho in mano. Mi dica, mi dica. Beh, aspetta, ok, fai prima il fabbro. Finite il fabbro, fai il mio. Dimmi. Sale, allora, io avrei alcune cose da dire. Allora, sai la mia attività a parte del fabbro? Avevo idea di spostarla, farla più vicina al quartiere residenziale, va bene? Ma lì è buono il punto strategico. Eh no, perché io volevo ingrandirlo, volevo fare una zona di fabbro molto
azioni, non mi va bene, va bene. Poi voglio fare un'altra cosa. Io parlare con il sindaco, allora, dai. Quando fammi vedere se sono state richieste prima. Vabbè, oddio, diciamo che si è fatto un po' tardi, che è meglio domenica a sto punto. Sì, 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 sì. Una zona di rotaie dove lui mi manda i materiali e poi io dietro gli mando i soldi. Ok, vabbè, ma tu devi fare binari, quindi. Sì, io faccio il binario, volevo chiedere se si potesse fare questa parte. Tutte le cose, allora, tutte le cose in redstone. Io ci avrei dei binari, porco Dio, aspetta. Tutte le cose in redstone devi chiedere all'ingegnere. Tutte. Ingegnere? Salve. Ma dove sono gli altri? Venga di qua, venga di qua. A lavorare. Capo polizia, comunque dovrebbe usare un po' di più il suo ufficio, eh. Prendi questo qua, il mio sono andato a vedere le missioni. Ah, ok, a posto, perfetto. Questo qua, fai il mio capo, noi dobbiamo difendere. Aspetta, vado sopra. Cosa? Io voglio fare... Allora, fai questo fabbro, poi lo tolgo e lo faccio in un'altra parte, però... Okay. Signor sindaco? Dove siete? Non vi vedo, ragazzi. Arrivo. Arrivo ai piani alti. Ah, siete già lì? Ok. Lava della carburante. Sì, la di lava. Materiali, le arrivo, ho detto, arrivo. Siamo 5 minuti, mi dice dove lo vuole. Ma ecco, faccio. Bene. Volevo sapere se si potesse segnare questa cosa, perché entro tipo la prossima sessione dovrei Lo so, che lavori con il fabbro. Dovrà? Tipo la prossima sessione. Allora. Daniel, dove stai, Daniel? Quindi lei vuole comprare la licenza, e giusto? E poi andiamo a fare immediatamente tipo le cose, no. Allora, un attimo solo. Licenza macellaio, giusto? Esattamente. Licenza macellaio, sono letteralmente 5. Il costo... Io qua. Venga con me, Daniel. Ma lei venga un attimo, lei con me. Pietro, come cazzo ti chiami? Beh, no. Sei dentro. Ok, a posto, puoi andare. Grazie mille, buon lavoro, sindaco. Anche a lei, buon lavoro. Come procede la gestione della città? È un po' di casini perché manca... Oggi mancava il capo polizia all'inizio, poi mancava anche il ministro delle infrastrutture, un po' così così. Dai, è stato difficile gestire in due. Però pian piano abbiamo gestito. Io e tesoriere riusciamo a fare il possibile per tutti. Molto bene. Quindi ricordati di votare sempre la Lega di Minecraft. Questo è il mio partito. Che domenica si fa. Ok, come si fa a votare? No, non adesso, domenica si fanno le votazioni. No, ok, però come si farà? Si deve mettere un fogliettino? No, si deve mettere un pezzo di terra, un pezzo di terra. Fatto aspetta, un pezzo alto viene prima. 50 tutto. Ah, ok, perfetto. Li hai 50? No. E li pago solo quelli là non pareggiati? 35. Vado a prendere. Com'è? Ciao, Boscaiolo. Oggi è venduto? Com'è andato? Facciamo così. Oh, sì, ho venduto a lei. E... No, però così. È un pochettino al signor macellaio. E costava 5. Ci sta, ma quello attualmente stanno costruendo poche. Mi sa che tipo la seconda. Ma penso che domenica con i lampioni, penso che forse vendi un po'. Lampioni. Dobbiamo fare le luci per tutta la città. Faremo dalla nostra zona fino al centro. Anzi, dopo paga il comune. Ringraziatemi. A fianco, mettimela a fianco. Ho finito già il cibo. Dicevo io. Se vuole può pagare, però. Che carino! Non ci siamo, non ci siamo. Ciao, signor Pietro. Buongiorno. Pietro, una domanda, ma lei per il lampione deve usare legno? Perché Yuri deve riparare. Sì, useremo il legno. Ok, perché probabilmente... c'è tanto legno. No, probabilmente, anzi, le dirò, useremo la pietra per il centro e la legna per la periferia. Ah, bello, figo, mi piace così. Comunque l'estate veramente complimenti, bellissima. Grazie. Bel lavoro. A dopo, buon lavoro. A dopo anche a voi, bel lavoro. Le leggi l'abbiamo fatto, abbiamo. Vento. Devo vedere se c'è uno migliore, ma attimo penso che è difficile trovare uno migliore. Comunque, signor sindaco, prima ho trovato uno dentro un buco che si stava leccando il buco del culo. Cioè, non è possibile. Cioè,
Ma queste persone che troviamo per strada. Dammeli a me un attimo. Ma dove? Cioè, veramente. Anche a quando posso vendere questi binari? Nati, quando te ne vai tutti stanno cercando il pesce. Davvero? Sì. No, io non sono andata già prima, almeno 10 minuti fa. Vabbè, ma mica puoi decidere quando compro una vendo. Non me lo possono chiedere però a fine sessione. Ma la sessione finisce a mezzanotte, ho detto. Se tu uscite l'antici. Allora, vediamo. Qui è tutto ok. No, perché sono venuto qua? Tagliamo una strada. Ma lo puoi vendere tu? Sì, sì, sì. Hai venduto? Sta andando. Com'è il server adesso? Proprio al limite, limite. Rubano. Eccomi, eccomi. Dov'è il signor Simon? Ah, ecco. No, è là. L'ho visto, l'ho quindi? Visto. Non niente. Hai preso le... No, no. Dica Simon. No. Mi dica Simon. Non ho preso niente. Panzer, qualcuno forse fa il furbo, eh? No, no, non ho preso niente. No, 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 non ho preso niente, non ho preso niente. Ha visto. 20 di rame. Tengo doc, da cartello, non ricordo. Ok. Allora, 3 per ogni 5. Bisogna difendere, è incredibile come cosa. Allora, 20, 25. Quante ne vuoi? Ok, allora, qua sto mettendo tutto. 50 pesci vuoi? Perché si devo stare dando i numeri? Dov'è, signore? Ok. Ma hai preso tutti i pesci, caro? Allora, vediamo. 50 pesci. Dove la stai mettendo? Acqua, okay. 10, 50, 30 per 10, su 30. Simon, perché non compri da me, cazzo di Simon? Quando... Fra, se compri 10... No, ma compra da me! Dove ce l'hai 20, tu ancora? 30. Io vendo ne ho due, patate, direttaria. Non vendo pesci. 30. Dammi. 30, Daniel. Io avevo capito 50. Non so se questa cassa qua non si può mettere sopra l'altra cassa. Sì, però a sto punto queste casse qua le mettiamo di sopra. Ecco qua. Ecco lei 30 e dammi 50 di pesce. Ecco, grazie mille. Ecco, arrivederci. Ma quanto ferro hai? Fammi vedere un attimo il tuo magazzino, per favore. Ferro, ne ho 64, non faccio, tu 29 conto. Ok, meglio, meglio. Domenica fatti spammare ferro che tu non hai. Però, oddio! Distruggere niente. Allora, qua possiamo mettere le casse. Te l'ho detto che il 4-5G non perché bastano. C'è il cartello... No, 4-5G non bastano per tutte le persone che siamo. Quando eravamo solo quelli bastava. Vai. È che adesso siamo aumentati un casino. Che fatica. Ma dove sono tutti i poliziotti, ragazzi? Eccomi. Ah, ma siete qui, ma... Siamo qui. Stiamo perlustrando la zona, tranquilli. No, no, vabbè, no, dicevo, nel senso, hai visto il vostro capo poliziotto? No. No. Ah, niente, ok, non sapete dov'è. Perché altro... No. Allora, io vi dico dove ho trovato spesso i mostri. I mostri stanno spesso dietro al fabbro. Lì spuntano un casino, che qua molto meno. Qui? Ok, sì, lì. Anche al molo. Porto con me, dai, raga. Oh, ragazzi, che cos'è questa roba? Qui ce ne sono un casino. Il molo? No, no, qui proprio, guarda. Proprio da sparo. Ah, qui? Ecco, anche lì, guardate. Mm-hmm. Creeper, tutta sta roba. Allora, ragazzi, guardate qua, attenzione. C'è un ragno sopra la tua testa, qua. Buggato. Ma dove è andato? Dove cazzo è? Ecco. Ragazzi, allora, ragazzi, attenzione. Ci sono scheletri lì anche. Guardate il maestro. Sui... Scusate, porca miseria. Qui sono i posti che spawnano un casino. Poi, più che altro, non so se ve l'ha detto il vostro capo polizia. Ogni tanto, lo dico anche a voi, in periferia sono successi degli incidenti di illeciti e illegalità. Quindi... Tipo? Tipo truffa. Addirittura hanno provato a uccidere il tesoriere con il veleno. Sì. Quindi lì
si trova, in caso c'è la strada proprio qua ufficiale del, per andarci. Da qui c'è la strada, è tutto collegato. Se seguite la strada, qua andate alla periferia. Okay. Dovete sempre, non dico sempre, ma fate a turni con gli altri. Cioè, alcuni si mettono in casa, ma non la mia quanti mostri. Ma dobbiamo fare lampioni, poi qua li faremo. Alcuni si mettono, cioè fate a turni, poi vedete. Alcuni stanno nella stazione polizia per raccogliere le cose, eccetera, informazioni. Il capo polizia va bene, lavora al municipio. E voi fate le ronde, quando non fate l'esplorazione mettete a fare le ronde, perché qua ci sono i furbetti, eh. Ok. Qua, vedete? Qui? Sì, qui. Ad esempio, l'ultima volta abbiamo trovato che il contadino si era messo con l'attività qua di nascosto al ladro. E non poteva, perché non puoi farlo sotto la casa per risparmiare soldi. Qua voleva fare tre piani e non si può fare tre, massimo due. Quindi, per esempio, lui più di questo non può fare. Quindi vi spiego un po' la situazione come vedere. In caso poi, per i cartelli, per esempio, vedete qua non ci sono i cartelli. Qua, per esempio, potete avvisare tesoriere. Dire, ma qua mancano i cartelli della proprietà. Perché indicano, vedi, questo indica la proprietà di questa persona. In effetti, non ce l'ha da nessuna parte. Sì, infatti voi potete controllare queste cose, controllatele e li picchiate. Invece per le attività invece abbiamo cambiato qualcosina. Chi ha i cartelli e ha l'attività attiva non fa niente che non è costruita, ha il permesso di vendere. L'importante è che si attiva l'attività. Ok. Invece per esempio lui, faccio un esempio di cartelli fatti bene. Stavo scherzando, anche quest'altro. Non c'è neanche lui, arca. Ok. Qua è da dire al tesoriere. Ma sta una trincea qui. Dove? Sì, ma si trova qui. Non so, è una trincea. Ah no. Signor sindaco. Ah, hanno scavato, hanno scavato. Signor sindaco. Poi dimmi. Ah, lei dovrebbe essere innanzitutto in municipio. Guarda, perché? Che sto facendo della polizia, come svolge. Ho capito, però io la devo trovare. Cioè, non è che posso arrivare fino in periferia, mi scusi. Okay, comunque, ragione, però. Venga un attimo, venga un attimo. Va bene. Lei vuole i lampioni ogni quanti blocco, ogni quanti metri, mi scusi. Eh beh, dobbiamo fare in modo che sia illuminato tutto. No, sta laggando il server, raga, forse. Ah no, ok, no, niente, scherzavo. Mi dica, ogni quanto... La giusta luminosità, Nel senso che quindi, non deve essere magari, tutto bene. Mi faccio un esempio, magari posso metterne tipo... Non tipo so, così, guarda. Uno... Facciamo dica, così, guarda, prendo le torce, spiego meglio. Faccio vedere, Così non le faccio troppe, perché... Faccio troppe. Tipo, per esempio, qua illumina, vedi? Mm-hmm. Magari sì, di farlo tipo un altro comunque, qua. Ok, quello. Ok, va bene. Giusto, sì. Illuminazione è adeguata, insomma. Beh, allora gli faccio tutti i bellini e... Vabbè. Vabbè, fammi vedere, non hai i prototipi per ora? Purtroppo mi deve arrivare un carico di legna e un po' anche di pietra, però vabbè, non è un problema. Ah, va bene, va bene. Allora, quando ce la andiamo? Comunque, la polizia può scortarci i civili a noi che non abbiamo armi? Sarebbe bello se la polizia lavorasse, sinceramente. No, vabbè, ma ci sono i nuovi, tranquilli. Loro stanno... Speriamo, perché questa strada, vede questa strada, signor sindaco? Io l'ho dovuta fare con la... L'ho dovuta fare con l'aiuto dei taglialegna. Hanno lavorato loro. Mi hanno difeso loro. Madonna mia, conto. Quanti mostri, no? Signor sindaco, veramente, è un qualcosa di inaccettabile. Lo so, ma le forze dell'ordine le stiamo preparando, L'ordine? Ci parli un po' con il capo, perlomeno, con qualcuno ci parli. Sì, poi con il capo polizia parlo e dico che c'è troppo lavoro poco fatto bene. È inaccettabile, più che altro, tutto mentre uno lavora all'aperto di notte. Se no, mi tocca rallentare, dormire la notte. Va bene, tranquillo. Cerchiamo di risolvere. Okay, comunque questa strada qua è il litorale. Sì, ho visto. Penso che questa qui sarà la strada migliore di tutta la città, sì. Peraltro ora abbiamo un po' organizzato, poi parlo con il capo poliziotto perché ci deve essere sempre uno in stazione, uno al comune, due che fanno la ronda e il capo polizia deve essere... Per caso ti serve della cordicella, no, eh? Ragazzi, perché avete trovato voi? Aspetta, devo passare i soldi di Nati, che Nati ha guadagnato soldi. Cosa? Comunque, tutto bene, ragazzi? Ah, sindaco, tieni! Mi dica, che c'è? Ho trovato davanti casa mia. Signor sindaco! Ma... Siamo la rivoluzione, siamo stati noi ad incastrare gli otto, dove standoci da polvere, mascherare un governo corrotto che non sa condurre le indagini. Sentirete molto parlare di noi. Potrete anche entrare nel nostro gruppo, la rivoluzione. Che dobbiamo fare?
Ma dove l'hai trovato questo libro? Allora, un attimo. Davanti, il signor Gabri, davanti alla mia... No, è il signor Gabri, io stavo passando, visto che c'era una cassa che non era climata. Ma chi ha preso questo libro? Cioè, dove l'hanno preso? Aveva con me il signor Gabri, quindi non ho fatto niente. L'ho trovato, scusami, davanti alla mia officina. Aiuto, però, se dovete fare queste cose non prendete libri, porco Dio. Per favore, questi libri non dovete toccarli e qua non dovete entrare. Perché questo è MetaRP. Gentilmente. Se dovete fare cazzate, mettete il cartello. Però non prendete libri che ci servono. Ok. Ma quindi scusate qua riguardo di questa parte. Niente, quindi... poi risolviamo. Intanto saranno solo dei pagliai. Sarà un sì, senti, capo da polizia, devo dire una cosa. Cioè, non è possibile veramente io qua mi dedico. Ah, vero, capo polizia, venga qua, dobbiamo parlare. È inaccettabile. Dobbiamo parlare un po', e ha ragione signor Pietro, dove sei? Ma peccato, signor... Allora, signor Cavo e zia, qua c'è bisogno un po' di ordine. Da oggi, grazie. Dalla prossima sessione, voglio un poliziotto a turni, gli metti turni, un poliziotto fisso in stazione, tu che lavori al comune, due poliziotti che fanno la ronda al centro e due che fanno la periferia, li fai girare. Quando ci sono le missioni, partono le missioni, ma non si possono vedere poliziotti che non lavorano in modo decente. Quindi da oggi i compiti vengono assegnati, perché i ragazzi devono muoversi. E c'è arrivato un altro libro sulla rivoluzione, ci hanno scritto rivoluzione di qua, qualche rivoluzione di là, che volevano incastrare gli otto, eccetera, che voi siete dei coglioni e non sapete scoprire chi ha incastrato gli otto. Quindi vi stanno anche prendendo in giro. Da oggi voglio più sicurezza in questa città. Fate i turni, dividete i turni. Quindi ripeto, capo poliziotto in stazione, poliziotto in un poliziotto nella stazione di polizia. Il maresciallo che cosa devi fare? Cioè io. Due al centro città e due fuori centro città, che è la periferia. Esatto. Quanti poliziotti siete? Siete sei, no? Sei, totale sei. Siete sei, penso che ce la fate. Uno stazione, uno municipio, due città, due periferie. E gli fai fare il cambio di turno, ovviamente. Sì. Va bene? Qua dobbiamo mettere un po' in ordine questa città. Che poi la rivoluzione, ma questa è una democrazia. Che cazzo c'entra la rivoluzione? E ancora non ho capito questa cosa. Ma quale democrazia? Ma mi faccia il piacere. No, è una democrazia, scusami. Domani ci sono le votazioni. Ah beh, sì. Proprio quello. Shit. Camper. Comunque, perfetto. Detto questo, ragazzi, la sessione è quasi finita, quindi possiamo... Se volete già uscire, volete andare, tra poco stacchiamo il server e comunque ingrandiremo la memoria, raga, perché abbiamo avuto due crash, ma va bene, dobbiamo ingrandire. Ma come un altro libro? Adesso hanno messo due cartelli nella stazione qua, ho scritto la rivoluzione sta arrivando, adesso poi hanno scritto un libro con scritto... Ma tu, aspetta, andiamo via. Ma oggi sono arrivato io in mezzo. Qua ci sono due libri. Gli otto. Ci serve il cartiere, mannaggia la puttana. Tu stai dietro. Ma aspetta, dove l'hanno preso il libro? Come hanno fatto a prendere il tuo libro che solo tu potevi prenderlo? Eh? Gilberto, sei stato tu a scrivere quelle cose? No. Come hanno preso il libro? Ah, ma me. Ma forse non era il tuo, non era me. Ci parliamo un attimo. Ma come hanno fatto a prendere il libro? Non potevano prenderlo. Io con il tuo governo, lo voto. Ma come cazzo è possibile? Come hanno fatto a prendere il libro? Andare nella periferia, lo riferire. Chi è che non ha pagato le tasse comunque, controllato? No, le hanno pagate tutti. Io non vedo gli otto. No, gli otto l'ha pagato. Aspetta, Giotto mi sa che non è mai passato poi alla fine. Giotto? Signor Giotto? Ti avevo detto 70 volte di passare, non è mai passato. Giotto? Ah no, aspetta. Oddio, non mi ricordo se li aveva pagati. Giotto? Devo scriverle queste cose. Signor tesoriere, è vecchio, capisco, ma... No, mi pare li avessi pagati. No, mi pare li aveva pagati. Signor sindaco, devo parlare un secondo. Mi dica. Dove sta? Sono al municipio proprio. Pure io, dove? Qua, dite. Ok, parliamo un attimo. Allora.
Ah, ma che è successo ora? Vai giù. Allora, io capisco tutto il che c'è bisogno di animali o altro. Ma perché c'ho tutti quegli animali vicino a casa mia? Me lo spiega. Io come dormo la notte? Ma tu hai visto cosa c'è qui? No? Quando cosa c'è? A popolo di Osiris, la libertà vi aspetta. Liberate dalle vostre catene, rifiutate le tasse. Nel mio ufficio abbracciate i nuovi modi di fare, non il ferro, la rivoluzione. Chi sta? Ma io, qua dobbiamo aumentare la sicurezza. È il momento, vi ho detto già come deve essere fatto. Le ronde, qua, io, addirittura nel mio ufficio sono entrate. Ma io sto da una vita qua, ma non è dato nessuno. Vabbè, comunque ci siamo fottuti un altro libro, perfetto. Libri gratis. Forse fargli fare la rivoluzione va anche bene. E anche la cassa. Abbiamo una nuova cassa. Ok, perfetto. Mettiamo anche il cartello. Questi mocciosetti. Ah, mo li meniamo, tranquillo. È arrivato il momento di usare le maniere forti. Le maniere forti. Le maniere forti. Ah, voglio la sicurezza maggiore. Dov'è il signor Sallaz? Dov'è? Luigi, vieni a casa. Io glielo dico. Voglio il cazzo, Luigi. Tutti i poliziotti si devono intervenire. Io glielo dico subito. Tra 5 minuti, se io ho tutti quegli animali vicino a casa mia, io li uccido tutti. Fammi vedere quegli animali. Scusi, il sindaco. Che ho il design pronto per i lampioni. Hanno osato introdursi nella mia struttura. Mica scusi, anche la mia. Guarda, signor sindaco. Fammi vedere. Ti stanno appena adesso uccidendo. Era pienissimo. Ma perché stavamo preparando un ordine? Un po' troppo, raga. Signor sindaco. Però, signor Scogna. Signor Scogna, però stanno lavorando. Non è che possiamo fare. Signor sindaco, io sono uscito. Tutto il giorno. No, ma infatti, comunque, raga, c'è bisogno di più sicurezza. È quella la rivoluzione. La rivoluzione. Sindaco, scusi, c'ho il design pronto. Fammi vedere un attimo. Allora, innanzitutto le dico che serve la glowstone, perché purtroppo quello fa luce. Okay. Però io stavo pensando di fare una cosa di questo tipo, così. Poi qua sopra il blocco. Qua sopra il blocco di glowstone. Okay? Ok? E poi qua, tutto intorno, magari fare tipo, non lo so, delle staccionate. No, delle staccionate, delle botole. Che ne dice? Ci potrebbe stare. Ma poi un'altra cosa, signor sindaco. Ma le luci come le metti, scusa? Signor sindaco, ne metto appunto qua sopra. Qua stanno. Ecco, è questo blocco qua sopra, vedete che non abbiamo blocco. Signor sindaco, un'altra cosa. Ma poi non deve essere un 10x10 per una specie? No, no, questi qua sono a 15 e 15. Hanno dovuto dividere perché purtroppo sono andati in debito e avevano bisogno di supporto o aiuto. 5. Qui è un 5. Soltanto qui è un 5. Dove? Qui è un 5. 10, era 10x10, 30 animali. Ha fatto 5x5, 15 e 15. Mi devono uccidere questi qua. E momentaneamente hanno fatto così perché erano in debito all'azienda. Poi sistemano. Quindi io posso. Che si sta lamentando? Chiedo scusa. Quindi io posso fare un 10x10 e ci metto un cazzo di animale e ci metto in un singolo blocco. La stessa cosa. No, qua sono 15. Ma io ho sempre pagato il 10x10. Potevo fare. Ha solo diviso gli animali a posto di fare 30 e 30. Il limite è sempre quello. Il limite è uguale. Il limite deve essere un 10x10. È un 10x10 questo. Per una specie. Il limite per non è il minimo. Sì, però è il minimo per una specie di animale. Abbiamo capito, solo che se non facciamo così, noi non potremmo mai aprire l'attività. Aspetta per aprirla. Aprirla, ho fatto pure il prestito. Mi scusi, signor sindaco. C'è Un altro cartello contro il governo. Arrivederci. Mi vado a denunciare. Noi siamo a favore di legge. Io che la porto subito dal giudice. Comunque, signor sindaco, abbiamo avuto la esterni. Noi siamo nella legge. Sindaco, non mi interessa. Sto capendo un cazzo. Non ci capisci. Ho capito. Ok, dimmi, adesso siamo lontani.
lo stesso. Sbatto qui, è stato qua, tipo, guarda, così. La legna. Vabbè, lo, dopo io ho spiegato, poi io. Sono passato 50 volte qua, mica. Ma che è successo? Oh. Qua? Che succede? No, vaglio qua, non dovete schiare, per favore, non toccate le cose. Regà? No, bro, c'è, no, regà, però sta scritto. Non toccare i Jerry Sapling. E li toccano, Dio cane. E niente. No, ma chi sta? Ma io ripeto, chi lo sta facendo? Noi abbiamo approvato una cazzo di legge. Ha scritto proprio una cazzo di legge su quella cosa. Se non funziona, io vado e mi levo subito la tutto. Tanto non serve. Oh, ma... Oh, cazzo. Ah, oh, compa! Sei pazzo. Era l'unica cosa che c'avevo. Ragazzi, scusate, ho buttato la vita. Vieni qua. Porco. Vieni qua. Okay. Signor sindaco, la sentita buzza di merda del mio abilito. Secondo te mi ha sentito? Me lo fai adorare. Cosa? Oddio, buono! No, credo. Oh, bocchino in corsa. Oh, ma che siete guardatori? Ma che siamo su YouTube? Ma smettete? Oh, chi si permette? Mi scusi, ma io sapevo che raga, siete pronti per staccare? Sposata. No, adesso dobbiamo staccare. Sì. Dai. No, già aggiustato, Martina, già aggiustato. Dai che domenica votiamo contro il sindaco. Ah, io voi avete letto i coglioni, io vi sto facendo legge vantaggiosa, mi sto rompendo i coglioni. Ma secondo me sei tu da quando abbiamo messo sta legge che stai rompendo i coglioni. Io? Ma scherzando, io ho fatto sempre così. Okay. Vabbè, comunque è a posto, raga. Per oggi basta e avanza. Abbiamo perso il server. No, ma fa fino a mezzanotte e mezza, pure l'una. No, dobbiamo ingrandire il server. Ora lo faccio in diretta. Che facciamo? Lo fai? Un ragno, ci penso io. Comunque, dov'è Scogna? Scogna, ora che non c'è casino come prima. Quella roba di Panzer l'abbiamo permesso io a Gabri perché era impossibile fargli aprire l'attività, sennò. Vale. Poi lo sistema. No, in realtà io non l'ho provato, però. Allora, Scogna. No. Tempo... ma mi fai parlare pure a me. Adesso parlo io. Allora, quella cosa abbiamo messa perché io volevo fare una cazzo di farma. Se io posso fare una cazzo di farma, tu non puoi fare un 5x10. Devi fare un 10x10, come c'è scritto lì. Ma come 5x10? Ancora che no, no. Non so quant'è. È un 10x10 diviso a metà. Quanto? Ancora. È un 10x10 dove stanno due specie animali. Ho chiesto, è il sindaco che mi ha detto sì, se ti vuoi incazzare te la vedi col sindaco. Io adesso il tempo che faccio i soldi e faccio 4x10x10. Ok, allora il tempo che ragazzi, sono incastrato, aiuto. La farma, e mi faccio un 10x10, è la stessa cosa. Adesso è il tempo che facciamo. Qui sono più di 15, qui sono più ma di 15. Ma perché mo sono cresciute, le abbiamo ammazzate, te guarda, te l'ammazzo di nuovo. Vabbè. Che ti devo dire? Dobbiamo già così a me nero del culo, però. Ma perché? Ma chi sta parlando? Scusa, mi sa che è il dai, Vale, dimmi mo qual è il problema, Vale, dai. Ah? Dimmi mo qual è il problema. Perché non c'è nessun problema, secondo me è un'esagerazione inutile. Perché l'abbiamo permesso per motivo, abbiamo parlato con Gabri proprio pure dopo. Appunto, io appena faccio i soldi, divido tutto e la faccio bene. Ma se non ho i soldi come faccio? Ma infatti l'abbiamo fatto perché sapevamo che non ce la potevi fare. Abbiamo fatto i calcoli e era impossibile. Per questo gli stiamo dicendo. Ah, c'è sta brutta compagnia. Mo questo l'hai fatto, no? Per esempio. Ma sì. Dividi poi. Quando c'hai i soldi, domani. Sì, esatto. Poi faccio 4x10x10 come deve essere di base. Ma se non ho soldi, come faccio? No, ma più che altro avevano ucciso tutto. E comunque non riuscivo. No, lo so, abbiamo fatto noi i calcoli male e abbiamo sistemato un attimo momentaneamente così. L'avevamo detto a tutti. Ma cioè, infatti è solo lui che si sta lamentando. Quando ho chiesto di fare un più piccolo a 10x10, hai detto di no. No, voi avete chiesto di fare... 1, 2, 3, 4, 4 angoli chiusi. Però scusami, nelle regole sta scritto. No, una cosa. Aspetta, parlo io perché sennò mi stanno iniziando a girare i coglioni. Allora, lui mi ha chiesto un favore. Ha detto: essendo che non riesco a pagare le tasse, posso dividere e fare 15 animali a 15 animali? Essendo che non riusciva a starci fisicamente, è impossibile perché aveva fatto anche il prestito. Non poteva manco per un animale. Ha fatto così perché gli serviva momentaneamente. Facendo così, ha diviso. E l'ha fatto momentaneamente. Di là ha già comprato. Lui infatti vuole subito comprare. Non è che vuole farlo di proposito. Cresce gli animali, li ammazza e lascia quei 15 che aveva detto.
stop. Noi abbiamo detto che un quadrato così, abbiamo detto no, non si poteva fare perché era maltrattamento degli animali. Se tu li vai a contare qui, magari non sono, sono 6 e 17, lui controlliamo, facciamo quello che possiamo controllare. Sindaco, devo dirle un attimo una cosa importante, venga con me. Poi, un'altra cosa, ci sono stati 5, solo nella periferia, ci sono 4 illeciti. Noi non possiamo stare dietro a tutto. Se lui ha, ha 20 pecore, ce lo dovete venire a dire. Come possiamo saperlo? Abbiamo assunto personale nuovo poliziotti per un motivo. I poliziotti servono a quello. Comunque devono essere 15 e 15, come avevamo detto. Possiamo contare quanti sono? No, ma su quello, infatti, no, ma su quello non dico niente. Cioè. Sono 16. Uccidi una. Ma vediamo. Allora, ma l'ammazzo una. Qual è il problema? È che se io gli do da mangiare e sono piccole e crescono in 5 minuti e torno e sono 40, il tempo che torno ammazzo tutto, non è quello. Ah, ad esempio qua sono 18, 19, conta, lei sono un pochino in più, ammazza le grandi, amen. Vabbè, le ammazza. Fin qui ci siamo, cioè l'avevamo detto, abbiamo detto, vabbè facciamolo perché per aiutare, se no era impossibile. Per il macellaio, perché il macellaio ha troppe spese rispetto. Cioè, ma se il macellaio paga 10, 20, 30, l'attività 50, fai altre due stagionate, 60-70. L'abbiamo fatto per aiutarlo. Se voi mi incazzate e vi lamentate sempre, fatemi un favore, uscite dal server perché mi avete scavassato il cazzo. Va bene? Arrivederci. E sta qua anche la web.